Buongiorno a tutti, riprendiamo la lezione conclusiva con la dottoressa Bruzzone sul sexting e cyberbullismo, ovvero cyberstalking. Affronteremo e concluderemo con la giornata di oggi queste tematiche. Non mi dilungo, in quanto andiamo dritti al punto, e vi auguro una buona lezione. Allora, buongiorno a tutti, oggi approfondiamo proprio verticalmente le questioni del sexting e diciamo del sexting, cyberbullismo e cyberstalking. Indubbiamente questa è una tendenza piuttosto recente, insomma, sexting, sex editing, no? Quindi postare contenuti di chiara matrice sessuale, e riguarda l'invio o la ricezione o la condivisione di testi, video, immagini sessualmente esplicite o comunque aventi a che fare in maniera diretta con la sessualità. Alla base di questa diciamo, propensione, che è letteralmente esplosa anche nel nostro paese in termini numerici in maniera veramente preoccupante, e questo è facilmente in qualche modo individuabile perché abbiamo la possibilità di mappare la distribuzione delle principali applicazioni che consentono di fare questo tipo di attività. È anche vero che il mondo del sexting è andato incontro a tutta una serie di sviluppi anche sotto il profilo di queste applicazioni. Alcune di queste, per esempio, proprio per ovviare alla problematica della diffusione di materiale chiaramente di natura sessuale, ancor più se parliamo di materiale che riguarda minori, alcune di queste applicazioni prevedono espressamente che il messaggio inviato di natura sessuale, soprattutto di natura sessuale esplicita, si autodistrugga praticamente entro 10 secondi, cioè questo è qualcosa che già avviene passando attraverso queste, quando si passa attraverso questi sistemi fondamentalmente. Lo scambio di messaggi che avviene attraverso applicazioni ancora più distribuite, come ad esempio WhatsApp piuttosto che altri sistemi di instant messaging, non hanno chiaramente questo tipo di vantaggio, per cui non prevedono la distruzione dei contenuti. Ragion per cui indubbiamente la questione, insomma, può diventare comunque molto, molto più complessa. Spesso sono realizzate col telefonino e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso tramite invio di MMS o condivisione tramite Bluetooth o addirittura tramite sistemi di chat, in particolare per quanto riguarda, vi dicevo, quelle più diffuse, e indubbiamente tra quelle più diffuse la regina indubbiamente al momento WhatsApp. Con questo tipo di sistema i contenuti non vengono assolutamente autodistrutti, ragion per cui la loro diffusione virale, cioè con qualche click, diviene assai più facile da operare. Spesso tra l'immagine o video, anche se inviata ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi sia personali che legali alla persona ritratta o a colui o a colei che chiaramente questo materiale invia oppure chiaramente riceve. Rinvio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura infatti il reato di distribuzione di materiale pedopornografico, che immagino abbiate trattato con il dottor Cervellini, no? Quindi su questo punto qua è un reato piuttosto grave, e indubbiamente i contenuti che fanno parte di questo tipo di diciamo di ambito molto spesso gravitano intorno a contenuti di tipo pedopornografico, perché ripeto non è soltanto l'invio di materiali che riguarda bambini piccoli che fa scattare questa tipologia di reato. Negli USA, paese in cui chiaramente anche in questa occasione il fenomeno si è in qualche modo originato, la pratica del sexting è a dir poco diffusa. Lo pratica il 20% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni che hanno risposto a un questionario online anonimo che va proprio a monitorare questa tipologia di abitudine, a dir poco discutibile, quindi tra i 16 e i 19 anni. E secondo una ricerca inglese, altro ambito in cui si è diffusa prima che da noi questa abitudine, poi capirete oggi col problema, cioè questa nuova moda del selfie, che è una roba veramente tragica, ovviamente molti selfie sono a chiaro contenuto sessuale. Ora va di moda, tra in particolare le ragazze, soprattutto italiane, il selfie delle tette, che è una cosa proprio a dir poco abominevole, anche perché vi assicuro che molti di questi selfie potrebbero tranquillamente essere evitati, anche perché non c'è granché da mostrare sotto questo profilo, anzi probabilmente sarebbe anche qualcosa da nascondere. Ma evidentemente la percezione, diciamo, dell'autore del selfie, anzi dell'autrice del selfie, evidentemente ha una sua alterazione piuttosto evidente.
In Inghilterra, vi dicevo, più di un terzo dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, quindi l'età si abbassa ulteriormente, pratica questo tipo di, diciamo, di distribuzione di materiale che lo riguarda in ambito sessualmente esplicito, quindi fotografie più o meno evidenti, ma indubbiamente di chiara matrice sessuale. In Italia vi è stata un'indagine del Telefono Azzurro insieme a Eurispes su un campione di 1.496 ragazzi di età tra i 12 e i 18 anni, quindi anche qui si è andati proprio a lavorare su quella che viene ritenuta la classe, diciamo, di rischio sotto profilo anagrafico principale, e ripeto, ragazzi tra i 12 e i 18 anni, vuoi perché la stragrande maggioranza, la quasi totalità di questi ragazzi dispone di cellulari di ultima generazione, quindi è in grado di fare foto anche di buona qualità ed è in grado di connettersi e può scaricare le principali applicazioni attraverso cui, diciamo, distribuire questa tipologia di contenuti. Emerge che circa un ragazzo su 10 ha ricevuto messaggi o video a sfondo sessuale con il cellulare, mentre il 6,7% ne ha inviati ad amici, fidanzati, adulti o altre persone anche sconosciute. Quindi è chiaramente una problematica che riguarda anche i ragazzi italiani. Ragazzi e ragazze italiane. Non parliamo del mondo adulto, perché lì veramente è un'apoteosi, una sorta di florilegio di manifestazioni di vario tipo, insomma. Purtroppo è una linea di condotta che si è diffusa moltissimo anche nel nostro paese, diciamo, in tutte le classi d'età e sociali. Il fenomeno sexting interessa sia maschi che femmine, seppur con qualche differenza a seconda della fascia d'età. Sono prevalenti maschi a inviare sms o ms a sfondo sessuale, contro il 3,6% delle ragazzine, e a riceverli, contro il 15% contro il 7% delle femmine, in relazione in particolare a questa tipologia di messaggi. Aumenta chiaramente la propensione al sexting con l'aumentare dell'età, fisiologicamente, dal momento che naturalmente l'interesse per la sessualità va incontro a un, ovviamente a una crescita, ragion per cui nella fascia d'età successiva, quindi tra i 16 e i 18 anni, la situazione si complica ulteriormente. L'8,1% dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni ha inviato un sms o un mms a sfondo sessuale, il 5,6% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni ha inviato un sms o un mms a sfondo sessuale, il 7,3% dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni ne ha ricevuto almeno uno, contro il 14,9% dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Quindi, in alcuni casi, l'invio alla pubblicazione online di tale materiale è legato a dati di bullismo. Ecco perché c'è una strettissima connessione tra questi due fenomeni, in buona sostanza. Perché si tratta molto spesso di materiale che viene poi impiegato per recare danno alla persona che lo ha inviato, che lo ha reso disponibile. Alcune volte il sexting, cioè il fatto di produrre foto di chiara matrice sessuale o sessualmente esplicite, è in sé per sé bullismo, perché viene obbligato un soggetto, un ragazzo, ovviamente vittima di questo tipo di situazioni, a essere ritratto in pose sessualmente esplicite, naturalmente in via di natura canzonatoria, prenderlo in giro fondamentalmente, e l'elemento che fa in qualche modo incrementare a livello esperienziale la possibilità di essere danneggiato da questa, diciamo, da questa condotta, viene proprio perfezionato attraverso la messa a disposizione di questo materiale sui principali sistemi, diciamo, di condivisione, tra cui social network, Facebook, ma non solo, fondamentalmente. Questo l'abbiamo visto più volte. Ormai la dimensione del bullismo e del cyberbullismo sono strettamente interconnesse, perché tipicamente l'atto di bullismo concreto nel mondo reale trova la sua amplificazione proprio attraverso la rete, attraverso la condivisione di questo tipo di filmati. Li abbiamo visti di tutti i colori, vi ricorderete sicuramente i casi di quei ragazzi che video riprendevano questo ragazzino disabile mentre lo molestavano, mentre lo picchiavano, mentre comunque lo umiliavano, fondamentalmente. Ma li abbiamo visti di ben altri colori. Anche la filmografia ormai ha acquisito questo tipo di circostanza, al punto sia bullismo al femminile che bullismo al maschile, fondamentalmente, perché abbiamo avuto casi anche di bullismo al femminile che nulla avevano da invidiare ai peggiori atti commessi da ragazzini, insomma. Per cui anche il film, anche, insomma, la filmografia, soprattutto americana in questo caso, ma a breve abbiamo ragione di pensare che verrà recepito anche dai registi e dai sceneggiatori italiani, vi è proprio questo tipo, in molte storie problematiche, vi è proprio il chiaro riferimento a episodi di questo genere,
collocati naturalmente in varie circostanze. Mi dica. No, ho visto una ricerca che a volte gli adolescenti vendono queste. No, no, c'è anche questo, adesso ci arriviamo anche da questo punto di vista. Giustamente, come ho anticipato, questa tipologia di condotta, molto, molto spesso, molto più spesso di quanto ci piacerebbe credere, giunge a creare veri e propri circuiti di cosiddetta micro prostituzione, ossia la messa, infatti non a caso questi contenuti vengono anche messi a disposizione, elargiti insomma in maniera piuttosto generosa anche a perfetti sconosciuti, spesso soggetti adulti che chiedono, una volta entrati in contatto con queste ragazzine, l'invio di materiale via via sempre più esplicito, via via sempre più diciamo invasivo di tipo sessuale. In cambio, prima c'erano le ricariche telefoniche, no? Però ormai è preistoria sotto il profilo. Adesso ci sono le ricariche delle carte prepagate, no? Le poste pay, piuttosto che le carte di altro tipo, insomma. Quindi ora si organizzano proprio in maniera puntuale. Considerate che mi è capitato qualche tempo fa di imbattermi in un caso abbastanza veramente eclatante, di un giro praticamente di ragazzine che si erano costruite una sorta di circuito gestito da una un po' più grandicella, a sua volta istruita da una cugina diciottenne. Qui parliamo di ragazze, tra la più grande aveva 14 anni, le altre ne avevano 12, e c'era questa cugina un po', diciamo, manager della situazione. Queste erano organizzate con un sistema di chat erotiche vere e proprie, e veniva gestita la cosa attraverso appunto queste carte ricaricabili, in particolare una. I clienti, tutti chiaramente adulti, la maggior parte dei quali padri di famiglia, insomma, no? Spesso con figlie della stessa età delle ragazzine frequentate, e questo apre un altro tipo di scenario, indubbiamente alquanto preoccupante, insomma, no? Per cui che pagavano a fior di quattrini questa possibilità, e parte di questi proventi venivano reinvestiti per acquistare giocattoli sessuali, da poi riutilizzare per la prossima volta chiedere ancora più soldi, no? Fondamentalmente. Il tutto collocato in una fascia d'età veramente, veramente molto bassa, insomma, che era addirittura infra 14 anni, insomma, no? Quindi la cosa che più stupì fu la reazione di alcuni genitori, che erano del tutto ignari, chiaramente, delle abitudini di queste ragazzine, e che non si erano accorti che effettivamente avevano una disponibilità economica maggiore, perché poi da questa carta venivano gestiti chiaramente anche degli introiti, anche se poi insomma anche lì c'era un sistema di sfruttamento non differente, e tra loro fondamentalmente, e la drammaticità della situazione era che queste persone erano convinte che stesse andando tutto bene, che le loro figlie non fossero assolutamente esposte a rischi di questo genere, perché di fatto molte di loro lo facevano o a casa propria, nella propria stanzetta, fondamentalmente, quindi con la mamma e il papà che guardavano il programma preferito, la serie TV preferita a pochi metri di distanza da quello che accadeva, oppure convinti che la figlia fosse effettivamente, come effettivamente era, a casa dell'amica per studiare, in realtà è che, a meno che insomma, non consideriamo questa educazione sessuale, di studio sembra che non ve ne fosse granché traccia, insomma, no? E ovviamente sto scherzando. Per cui c'era una percezione dell'effettiva possibilità di rischio a cui potevano essere esposte queste ragazzine assolutamente abnorme rispetto a quello che poi in realtà accadeva. E vi assicuro che per alcuni di questi genitori convincersi che davvero quello che veniva segnalato era la realtà fu un problema, perché è qualcosa che è davvero destabilizzante, insomma, anche perché si tende a pensare che, no, i ragazzi di un'età così comunque, insomma, così precoce, non siano così interessati al sesso e soprattutto non siano in grado di mostrarsi durante tutte delle performance anche abbastanza, insomma, complesse, insomma, ecco, mettiamola così. Quindi anche questo ha aperto ferocemente, insomma, l'ha acceso la luce su questo tipo di scenario, però vi assicuro che anche in questo caso un peso specifico nel spingere queste ragazzine a intraprendere questo tipo di attività, che di fatto rientrano a pieno titolo nella prostituzione minorile, anche se, no, ovviamente con modalità un po' diverse rispetto a quella magari che abbiamo visto in questo periodo, pochi giorni fa la condanna di tutte le persone indagate nel discorso delle baby prostitute, sì, questa è pedopornografia in buona sostanza, ma finalizzata comunque allo scambio di tipo economico, quindi di fatto la dimensione prostitutiva c'è tutta.
E queste ragazzine non lo comprendevano, che questa attività non era un gioco, attraverso, perché in fondo c'era lo schermo, no? Erano a casa, erano al sicuro, non succedeva nulla, non correvano alcun rischio dal loro punto di vista. Il rischio maggiore però in questo tipo di vicende è il tipo di impostazione, proprio dell'utilizzo di sé e dello scarsissimo rispetto di sé, attraverso lo svilimento e la svendita del proprio corpo. Se questo subentra, questo processo subentra a 12, 14, 16 anni, chiaro che lascia segni indelebili anche nello sviluppo successivo della personalità di queste ragazzine, fondamentalmente, che ritengono che sia lecito scambiare, no, disponibilità sessuale in cambio di denaro o comunque di altri vantaggi, che non è né più né meno che quello a cui abbiamo assistito in considerazione della condizione femminile negli ultimi 25-30 anni, in cui è passato un messaggio pericolosissimo e assolutamente esecrabile, che spingeva proprio in quella direzione, ossia per fare carriera, per riuscire comunque ad avere dei vantaggi, se hai un vantaggio, se hai un benefit nella tua magari avvenenza, sfruttalo, perché è l'aspetto principale su cui puntare. Non studiare, non impegnarti, non sacrificarti, non serve, l'importante è che tu sia disponibile sessualmente praticamente con chiunque te lo chieda. E se voi vi guardate in giro, cioè, io ripeto, lungi da me il voler fare discorsi di tipo bigotto in relazione allo stile d'abbigliamento e a cose di questo genere, però obiettivamente, cioè, io non credo sia accettabile che delle ragazzine di 12-14 anni vadano in giro praticamente seminude anche a scuola. Io le ho viste queste ragazzine a scuola, pancia scoperta, pantaloni molto succinti, estremamente provocanti, con una fisicità magari ancora acerba, però no, comunque già con le forme tipiche, no, della figura femminile adulta, che scimmiottano, travestite se vogliamo, da donne, molto truccate, no, molto adultizzate da questo punto di vista, ma ragazzine, bambine, totalmente impreparate a gestire quello che è l'impatto di una relazione sessuale. Eppure vanno in giro così, e i genitori lo sanno, le vedono uscire da casa, ci siamo, e non si pongono alcun problema, anzi è passato il messaggio che più sei in qualche modo emancipata, tra 10.000 virgolette, sotto il profilo sessuale, più precocemente lo sei, e tanto meglio è. Quindi voglio dire, non possiamo stupirci di questo, e non possiamo soprattutto stupirci oggi, cadere dalle nuvole, quando comprendiamo l'entità del fenomeno, di quanto è diffuso, perché voglio dire, l'abbiamo chiaramente generata noi questa situazione, i presupposti li abbiamo creati culturalmente. Ora rimetterci le mani dal punto di vista culturale, proprio di modelli di riferimento, soprattutto femminili, non sarà banale. Senza nulla togliere a chi fa scelte legate al mondo dello spettacolo e quant'altro. Ripeto, senza nulla togliere, ma anche sì, fondamentalmente, insomma, no? Ora, vi faccio ridere. Da un po' di tempo, insomma, sono una decina d'anni che io vado molto spesso in televisione, sono legata a molti casi molto importanti, molto noti, che sono diventati comunque oggetto, no, di molti talk show televisivi, molte ore di programmazione. Probabilmente questo esserci e proporsi comunque, insomma, una ragazza giovane, vestita in un certo modo, insomma, no, comunque non magari il classico, no, barone universitario, che magari tutto sommato questo grande appeal sulle nuove generazioni difficilmente ce l'ha, perché i ragazzi non si riconoscono in quello. Arriva, no, qualcuno che è diverso, si propone in maniera diversa, ha spazio e lo fa per il lavoro che fa, non per, diciamo, altre tipologie di situazioni. Poi ci sono altri ingredienti, indubbiamente, che possono rendere, diciamo, vincente l'approccio. Molte ragazzine giovani hanno cominciato a dire: voglio fare la criminologa, probabilmente non pienamente consapevoli di cosa volesse, cosa realmente significa fare questo lavoro, la complessità, la fatica e tutto quanto. Però, no, l'idea comunque che c'era una figura di questo tipo che parlava in TV di lavoro, no, in un ambito che chiaramente intriga la popolazione generale, ha creato interesse verso questa professione che probabilmente non era granché considerata sotto questo profilo. Quindi sempre più spesso mi trovo davanti a ragazze giovani che vorrebbero intraprendere questa carriera e mi chiedono come fare, che studio ho fatto, come. Quindi questo, voglio dire, dentro di me dico: caspita, forse qualcuno l'abbiamo salvata dal destino di Velina, tra virgolette, no? Poi, 2 anni fa, c'era il programma Veline, sapete, quello dove selezionavano le nuove veline, che è una roba, dal mio punto di vista, veramente abominevole. Io, non so, fossi un genitore, cioè, legherei mia figlia a casa per impedirle di fare questa cosa, ve lo dico sinceramente, ma perché è una roba veramente triste.
A un certo punto sale sul palco una ragazzetta, cioè, mi ha fatto morire da ridere, perché poi ho capito che effettivamente forse il messaggio non era passato così chiaro, insomma, no? Questa viene intervistata dopo che ha fatto il suo stacchettino e fa, ah, zio Greggio la sente, fa, ma cosa vuoi, mi pare fosse lui, sì, e, ma tu insomma da grande, cosa, una ragazzetta che avrà avuto 20 anni forse nemmeno, e questa risponde, cosa vuoi fare da grande, cosa risponde, ah io voglio fare come la Bruzzone la criminologa che va in televisione, al che io ero lì, ho detto no, lì in televisione, cioè stavo guardando il 5 minuti proprio per distrarmi un secondo, mi capita questa qui, mi fermo un secondo, diciamo, non perché voglio occuparmi delle vittime, voglio aiutare le persone, voglio fare questa attività perché sono appassionata di scienze, foreme, no, perché va in televisione, quindi per loro è un altro modo di andare in televisione, no? Più qualificante, meno, diciamo, sicuramente più, diciamo, più accettabile dal loro punto di vista, più interessante rispetto alla classica velina, però quello è il problema, capito? Visibilità, vi dicevamo ieri, insomma, questo grimaldello che è in grado di veramente di bypassare qualunque tipo di difesa, di vergogna, di pudore, no? Fondamentalmente, perché mi sono resa conto che effettivamente probabilmente non... mi ero illusa che ci fosse, che, insomma, di aver ispirato una generazione di prossime scienziate, no? Del futuro, ma probabilmente insomma, anche altre tipologie di ragazze erano ispirate a questo. Poi l'ho verificato, diciamo, molto spesso sul campo, perché in mezzo a quelle che obiettivamente sono interessate, quindi hanno un percorso, fatto un background di un certo tipo, cioè hanno comunque manifestato interesse verso questo tipo di professione vero e genuino, ce ne sono anche molte, devo dire anche alcune tardive, donne che magari stanno già a 35-40 anni che scoprono improvvisamente questa passione viscerale e questa predisposizione per la criminologia e vogliono cambiare vita per dedicarsi al rutilante mondo delle indagini scientifiche, il che insomma è abbastanza sospetto fondamentalmente. Scopri poi che in realtà quello che le attira è la possibilità di avere spazio televisivo per dire la loro, insomma. Ecco perché Facebook in particolare è, diciamo, ribollente di gruppi che si occupano di questi casi principali in cui gente riversa praticamente tutto quello che ritiene essere oggetto di interesse, spesso insomma, dicendo cose veramente fuori dalla grazia di Dio, però c'è un interesse assolutamente trasversale verso queste tematiche e soprattutto c'è l'interesse a esporsi, diventare comunque figure di riferimento, no? In questi gruppi, crearsi la propria cerchia comunque di, se vogliamo, di pubblico dove esternare le proprie idee. Gente che viene dai mondi più impensabili, che con la criminologia e l'investigazione non hanno nulla a che fare, insomma, no? E che cercano chiaramente di dire la loro per sentirsi in qualche modo parte di questo grande meccanismo a cui evidentemente aspirano in qualche modo ad appartenere senza grande successo, insomma. Quindi l'elemento sessualità, comunque scambio, mercimonio sotto il profilo appunto dei contenuti di questo genere, oggi non può certo stupire, perché vi sono stati 25 anni abbondanti in cui i presupposti culturali perché questo avvenisse si sono ampiamente consolidati nel nostro mondo, nella nostra società fondamentalmente, e non solo nella nostra, questo va detto. Nella nostra particolarmente, perché lo sappiamo, insomma, alcune figure femminili che certo non sono particolarmente edificanti sono state premiate non certo per il loro merito, per il loro sacrificio, per il loro impegno, sono state premiate con posizioni di potere e di prestigio, sempre molto formali piuttosto che sostanziali, per la loro avvenenza e probabilmente anche per la loro disponibilità sessuale verso soggetti che magari non erano precisamente interessati a intavolare con loro delle discussioni di tipo filosofico-politico o di altro tipo fondamentalmente. E questo è abbastanza avvilente sotto questo profilo. I ragazzi, sia i maschi che le femmine, non sembrano essere consapevoli di scambiare materiale pedopornografico. Questo è il vero problema su cui si cerca di lavorare e su cui bisogna lavorare a 360 gradi, soprattutto nelle scuole, perché questo è un problema che probabilmente la famiglia fa molta fatica ad affrontare, perché si ha una resistenza fisiologica a considerare una ragazzina, un ragazzino di 10, 12, 14 anni già focalizzato su questo tipo di tematiche, il che è il segreto di Pulcinella, perché lo sappiamo bene che comunque è una sfera di comportamenti che attrae da sempre, da ancora da un'età ben più precoce, i ragazzini e le ragazzine, per cui cioè, è una leggenda metropolitana, è un falso storico pensare che un ragazzino a quell'età non debba avere interessi sessuali, ce li ha,
ce li ha fisiologici rispetto all'età che ha, rispetto alla maturità dei propri genitali, rispetto a tutta una serie di processi di tipo proprio neuropsicologico che si sono o meno instaurati e si sono o meno in qualche modo completati, ma ce l'ha. Ma certo, ma guardate che penso che una delle domande che ci siamo posti tutti, ma precocemente, è che cosa combinavano la mamma e papà dentro la stanza da soli, no? Voglio dire, è normale che sia così, no? Freud sulla scena primaria ci fonda praticamente, è uno dei pilastri di tutta la sua opera, di tutta la sua produzione scientifica, d'accordo? Quindi non è che non è scoprire l'acqua calda, è evidente che c'è un interesse di questo tipo ed è evidente che se il genitore non l'affronta in maniera costruttiva e in maniera sana, anche esplicitando i confini che non devono essere violati, questo va fatto con bambini molto molto piccoli anche già, perché alcune tipologie di abusi, anche molto precoci, senza andare nel sexting, perché presuppone chiaramente un'età sicuramente superiore, ma anche già nella prima infanzia, bisogna immediatamente far capire quali sono i confini che non possono essere violati né dalla mamma né dal papà. È importantissimo questo, perché diversamente si espone questa creatura in evoluzione, in crescita, a una confusione enorme sotto questo profilo, e quando arriverà l'impulso, quando si risveglierà in qualche modo, no? Il desiderio, e prima o poi questo avverrà, perché questo è anche parte del nostro bagaglio evolutivo, quando si sveglierà questa componente non saprà dove collocarla, come collocarla, e quindi facilmente ne sarà completamente preda, non riuscirà a governarla, ne verrà governato o governata. Se poi si muove, gravita in un mondo che gli restituisce l'immagine di vincente laddove si rende disponibile sessualmente, cosa pensate che farà alla prima occasione? Farà come fanno tutti gli altri, farà come fanno molte adulte, considerate modelli di riferimento, che purtroppo impostano la propria popolarità sulla promiscuità sessuale, sul numero di amanti veri o presunti. Finché questo tipo di donne sarà il modello di riferimento, perché ci dobbiamo stupire? Se noi guardate Twitter piuttosto che altri Facebook naturalmente, ma anche altri sistemi, no? Social, come ad esempio Instagram, cioè certi profili praticamente sono porno, o poco ci manca, e di comunque personaggi molto popolari che hanno una grande influenza, anzi una grande un grande ascendente nei confronti delle nuove generazioni. Se la tua star preferita, tra virgolette in termine tecnico, zoccoleggia ovunque, no? Che tipo di messaggio ti sta dando? Comunque che quello è il sistema giusto per acquisire popolarità, per acquisire consenso. Poi magari quella lo fa perché ha 30 anni e lo fa consapevolmente perché deve vendere i dischi, ma questo la ragazzina di 12 anni non lo sa che c'è un mercato. Pensa che quella sia normale, anzi che sia la scelta giusta perché il suo idolo lo fa. Quindi in realtà ciascuno di noi nel nostro piccolo, soprattutto noi donne, dobbiamo prendere consapevolezza che questa tipologia di comportamento non è accettabile e che non ne usciamo assolutamente in maniera costruttiva o in maniera positiva da questo tipo di comportamenti. Il problema è che questo tipo di condotte è assolutamente presente e diffusa anche nella popolazione adulta, che si comporta in maniera davvero regressa, facendo delle cose che tu probabilmente già riterresti anomale a 14 anni. Dategli un'occhiata. Io ieri mi sono persa un attimo a vedere i vari profili delle persone che insomma con cui che sono i miei profili, insomma, di Facebook e quant'altro, ma anche su Twitter. Cioè, la maggior parte sono foto comunque, ripeto, non dico sessualmente esplicite perché probabilmente esagererei, però sono foto comunque allusive, intriganti, ammiccanti, di gente che, voglio dire, cioè, non dovrebbe avere questa grande attenzione nei confronti di questo tipo di comportamenti, ci siamo. Cioè, madri di famiglia, cioè situazioni in cui è un bordello a cielo aperto, una roba veramente impressionante, voglio dire. Poi probabilmente molti di questi neanche ce l'hanno poi la voglia o l'intenzione vera di concretizzare i progetti in qualche modo di questo sessuali. Probabilmente è proprio un problema di acquisire soltanto visibilità e consenso e farsi dire dal baboso di turno, e troppi ce ne stanno in buona sostanza, no? Ah, quanto sei bella, quanto sei meravigliosa vestita così, con quel costume, con quelle calze, con quelle scarpe. Perché probabilmente quello dà senso alle giornate di queste persone, quindi rendiamoci conto di che tipo di persone sono e di che tipo di vita vivono.
E il messaggio, cioè il problema è che ci tengono a farcelo sapere che hanno una vita abbastanza discutibile, perché questo tipo di contenuti, visti e analizzati da un adulto sano, danno un messaggio veramente negativo nei confronti di quella persona, in termini di disagio personale, perché di quello parliamo fondamentalmente. Dicevamo, sexting e baby prostituzione, insomma, no? Indubbiamente questa è un altro lato della medaglia, quella più oscura, quella più problematica, insomma, quella che si sta diffondendo a macchia d'olio. Considerate che non più tardi di un anno fa ho avuto un caso a Genova di una ragazzina, sapete, di quelle magari ancora, rispetto alle altre, ancora non sbocciata, no? Quindi cicciottella, bruttina probabilmente, insomma, no? Abbastanza anonima, che naturalmente aspirava a entrare nell'Olimpo delle ragazzine più popolari della scuola, fondamentalmente, no? E che succede? Cominciano a sparire dei soldini da casa, no? La madre preoccupata si rivolge a noi per capire come mai, insomma, perché purtroppo il sospetto è che questa ragazzina prenda i soldi. La preoccupazione iniziale era che potesse utilizzarli per acquistare sostanze stupefacenti, no? Peraltro, insomma, altra situazione in ampissimo sviluppo, soprattutto attraverso la rete, che rende molto più facile acquistare determinate tipologie di sostanze, camuffandole sotto forma di acquisti, diciamo, regolari. Comunque, morale della favola, scopriamo che questa ragazzina prendeva i soldi dalla mamma, dal portafoglio, 50 euro, 20 euro, quello che c'era, pagava due ragazzetti della scuola, considerati quelli più, diciamo, più carini, no? Probabilmente più carini, ma indubbiamente non certo tra quelli più brillanti, ecco, voglio dire, no? Li pagava lei per praticare lei sesso orale a loro e perché loro dicessero di avere contatti sessuali con lei, perché questo avrebbe consentito a lei di crescere nell'importanza, nella popolarità della scuola e di conseguenza creare un giro di conoscenze, di amicizie, di legami che la facevano in qualche modo sentire parte di questo sistema. Cioè questa pagava lei, a 12 anni, due ragazzetti, ripeto, che i soldi li prendevano, per farsi praticare sesso orale, no? E in cambio loro però dovevano dire, insomma, che facevano attività con lei. In alcuni casi questi rapporti sono stati videoripresi e fotografati, perché ci voleva la prova video, ci siamo, la prova TV, che effettivamente, no, c'era questa attività, che anche lei aveva, perché poi queste immagini erano girate per dimostrare che effettivamente lei era sessualmente attiva, perché questo era uno degli ingredienti che dovevano parte del pacchetto acquistato, insomma, no? E poi che questi due ragazzi, che comunque erano considerati più carucci della scuola, de gussibus, come si dice, non sputandum est, no? Non sputandum est, non è un errore, è proprio volontaria la questione, e lei questa cosa la riteneva un buon livello di scambio per poter avere dei vantaggi nelle relazioni con gli altri ragazzini e ragazzine della scuola. Quindi, cioè, parliamo di una bambina che cresce in una famiglia normale, non una famiglia di sgarupati, come si dice dalle mie parti, insomma, no? Quindi immaginatevi, se apriamo sto vaso di Pandora, cos'altro potrebbe uscire da lì, fondamentalmente, no? Parlando con alcune colleghe dei consultori del Lazio, scopri una realtà raccapricciante. Racconti di queste colleghe, che sono anche madri di ragazzine pressappoco della stessa età di quelle che ricevono presso questi centri, che ti raccontano storie di queste ragazzine che arrivano lì per la pillola del giorno dopo, via una circolare ormai che autorizza i centri di consultori di questo tipo, dove c'è il ginecologo, a somministrare quindi questo tipo di farmaco, se la situazione chiaramente che viene descritta, che viene segnalata, lo consente, anche a minori, in assenza del consenso dei genitori e anche in assenza dell'informazione rivolta ai genitori, perché diversamente non ci andrebbe nessuna di queste ragazzine. Siccome anche da noi si sta in qualche modo ampliando il fenomeno delle baby mamme, quindi mamme sotto i 16 anni, in buona sostanza, con gravidanza e indesiderata, purtroppo abbiamo anche questo problema qua, allora c'è la possibilità per queste ragazzine di andare in questi consultori dove c'è anche il ginecologo e quant'altro e ricevere la cosiddetta pillola del giorno dopo, che non è una zigulì, cioè, per intenderci, no, zigulì erano le vitamine della mia epoca, non so se ci siano ancora,
Cioè, però loro la prendono come se fosse una Ziguli e vedi queste ragazzette che poi sono sempre le stesse fondamentalmente, che tornano, no? Per chiedere questo farmaco e ti raccontano che la sera prima ubriache fradice, cioè parliamo di ragazzi di 12-14 anni, che voglio dire, ma una ragazza di manca 14 anni, no? Sono anche più giovani. Alle 4 del mattino di sabato sera o di venerdì sera, com'è possibile che sia fuori di casa senza che un genitore, con ubriaca fradicia, e poi ti dice, sai, ho avuto rapporti sessuali con 3 ragazzini, e tu dici, e non so chi, diciamo, ho paura di essere rimasta incinta, e arrivano, cioè, quindi, sesso promiscuo, uso di alcolici e probabilmente stupefacenti, no? In più, totale assenza di precauzioni, ma anche quelle più banali. Oh, ragazzi, le malattie venere esistono, non è solo un film così del passato, voglio dire, compreso l'AIDS, non è che l'abbiamo debellato, cioè ci siamo, no? Le epatiti e quant'altro, cioè per cui è una roba, cioè tu dici ma scusatemi, e questi non possono fare niente, perché vi è l'obbligo di non informare i genitori, se la bambina non vuole, non si può fare, vengono a volte accompagnate da soggetti adulti, la cui presenza è alquanto diciamo inquietante, perché non si comprende se sono adulti che le stanno aiutando o se sono adulti che, sempre il termine tecnico, se le stanno fiondando, no? Che è una cosa ancora diversa, per cui queste colleghe sono veramente in impasse, perché non riescono a comprendere come riuscire in qualche modo a intervenire efficacemente, e obiettivamente gli strumenti di tipo legale e diciamo professionale per poter aiutare queste ragazzine, perché una ragazzina che ha 12-14 anni ti viene lì, peraltro alcune di queste lo riferiscono, che questi famosi rapporti sessuali vengono filmati, quindi c'è un'intera veramente generazione di ragazzine completamente allo sbando, che scimmiotta il modello adulto della peggior risma, perché poi fondamentalmente voglio dire, cioè emanciparsi non vuol dire fare questo, ragazzi, cioè non è proprio qualcosa che si possa neanche avvicinare al concetto di emancipazione, di libertà e quant'altro. La libertà presuppone rispetto in primis di se stessi, e chi fa una vita di questo tipo credo proprio che rispetto per se stesso ne abbia davvero molto poco, ma forse nemmeno quello, insomma, no? Tu dici, ma come facciamo a lavorare su ste ragazze? E quelle sono tutte così, sono tutte comunque intente a promuovere la loro emancipazione sessuale anche con contenuti di questo tipo, che naturalmente se ne vanno in giro per il mondo senza alcun controllo, e va a sapere un giorno queste qua dove se le ritroveranno queste informazioni, con nome e cognome. Quindi, ripeto, immagino che anche chi fa vita di consultorio qui da voi abbia problemi molto, molto simili, insomma, magari non tutto l'anno, come magari una città come Roma, qui magari il periodo estivo è forse un po' più diciamo, esposto a questa tipologia di situazioni, però questa è la realtà. E non è che parliamo di casi sporadici. Quando vi dico insomma, i grandi latitanti di quest'epoca storica, flagellata e travagliata, sono proprio i genitori, questo è la crisi della famiglia italiana. Guardate bene, io sono assolutamente favorevole al divorzio, anzi, più lo fanno breve, meglio è, e a tutta una serie, perché quando insomma, una storia finisce, ci mancherebbe altro. Quello su cui inviterei a riflettere le persone è l'opportunità di fare figli col primo cretino che ti capita davanti, o la prima cretina che ti capita davanti. Probabilmente un minimo di, diciamo, di selezione in più potrebbe anche non guastare, fondamentalmente, insomma, no? Io capisco che a un certo punto possa scattare una sorta di imperativo biologico, perché l'orologio biologico fa tic-tac, però non è che questo sia un buon motivo per fare il figlio quello, insomma, col primo o la prima che ti capita davanti, fondamentalmente, no? Perché mi rifiuto di pensare che la percentuale di storie che vanno a ramengo siano tutte figlie di situazioni drammatiche che si vengono a costruire. È molto spesso perché la scelta del partner forse non è avvenuta con dei criteri proprio così straordinariamente efficaci, fondamentalmente. Forse prima di fare un figlio con qualcuno bisognerebbe anche conoscerlo un pochino meglio, per evitare di mettere al mondo delle povere creature infelici, destinate comunque a una vita totalmente alla deriva, fondamentalmente, perché se a 12 anni per passare la serata hai bisogno di 13 o 14 fare sesso con 3-4 ragazzini e non ti ricordi manco come si chiamavano, non lo so io a 20 anni cosa dovrei fare per sentire qualcosa, per riuscire ad avere un barlume di vitalità o comunque un interesse, non lo so. Ti dovrai correre contro il treno a fare spenti nella notte, cioè una roba di questo tipo, non lo so, perché voglio dire, cioè, se tu già fai un'esperienza del genere a quell'età, cioè che tipo, come funzionerà la tua mente, che cosa troverai interessante, dove ti rivolgerai, che progetto di vita farai se già hai distrutto le fondamenta.
Ed è un problema che riguarda praticamente tutti e a cui non sfuggono nemmeno l'ambiente scolastico. Ricordatevi che l'ambiente in cui si svolgono la maggior parte degli incontri creati sulla base del sexting con finalità prostitutive è la scuola. Sia relativamente ad altri ragazzini, c'è un sistema ormai interno a determinati ambiti in cui i ragazzetti più grandicelli sanno, vengono segnalate le ragazzine sessualmente disponibili e in cambio di 5-10 euro, quello che è, insomma, nei bagni delle scuole spesso si consumano questo tipo di rapporti. Anche qui abbiamo avuto diversi casi. Sì, ma per, veramente per una caramella, cioè veramente per una caramella. E la cosa preoccupante è che lo scambio è totalmente di natura sessuale, non c'è alcun tipo di emotività, di emozione, di sensazione, è solo esclusivamente meccanica sessuale, né più né meno, non c'è un interesse. Il ragazzino e la ragazzina che si prendono la cotta e cominciano a sperimentare l'un con l'altra la sessualità, ben venga, ci mancherebbe altro, insomma, no? È l'esperienza che più bella per scoprirsi nella sessualità, nell'emozione, e per far sì che questa diventi un'esperienza che fa parte di un percorso sano di sviluppo. Ma quello non è nemmeno lontanamente in qualche modo avvicinabile a questo tipo di situazione. Qui parliamo davvero di una mercificazione che ormai ha avvelenato le generazioni più recenti e che non risparmia neppure le star televisive. Questa era una foto che è girata nel web qualche tempo fa. Questa è la fidanzatina d'America, no? La Vanessa Hudgens, fidanzata di niente proprio di meno che Zac Efron, che è, diciamo, il fidanzatino d'America, no? Una ragazza che ha un ascendente spaventoso sugli adolescenti, no? Questo è una foto che è stata fatta peraltro con un cellulare normalissimo e che qualcuno ha pensato bene, ovviamente i cuoricini sono in post-produzione, no? E ha pensato bene di regalarla al mondo, fondamentalmente, no? E parliamo di una ragazzina minorenne, ovviamente. Un idolo degli adolescenti, ma questa è una foto trovata su internet che trovate ancora regolarmente, quindi nulla di particolare. Altro caso, italiano stavolta, Chiara Fantoni, Miss Modena 2008, partecipa a Miss Italia, la escludono perché saltano fuori da internet delle foto sue molto esplicite, molto osè, di quando aveva 15 anni, no? E quindi bye bye Miss Italia, ci siamo. Non che la cosa secondo me la debba dispiacere più di tanto, fermo restando che io personalmente abolirei ogni tipo di concorso di questo tipo, perché mi sembra veramente la fiera delle mucche, non per riferirmi in maniera dispregiativa alla fisicità di queste ragazze, ma io vedere queste ragazzette giovani, molte di queste minorenni, che sculettano seminude davanti a un gruppo di soggetti che probabilmente, insomma, io farei fatica anche solo a immaginare di poterci passare davanti con uno scafandro, no? Perché insomma vedi proprio il Kama Sutra che gli si dipinge proprio sulla così, negli occhi gli passano tutte le posizioni del Kama Sutra, primo, secondo e terzo down praticamente, no? E tu dici, ma come fa un genitore a pensare che questa cosa sia una cosa positiva per una ragazzina di 14, 15, 16 anni, quanti ne hanno, no? Cioè, quindi io già, ripeto, personalmente abolirei ogni tipo di concorso di questo tipo, perché voglio dire, ritengo che ormai sia giunta l'epoca di misurare le persone non sulla parte delle prerogative fisiche, ma su qualcosa di un tantinello più complesso, fondamentalmente, no? E però capisco che questa sia una visione un po', diciamo, piuttosto estremistica, però quello che io penso, cioè, mi chiesero tempo fa cosa ne pensavo di questo tipo di manifestazione, e io risposi in maniera molto lapidaria, tutto il male possibile. E lo ritengo ancora così, perché ritengo che siano pericolosissime queste manifestazioni e molto spesso quelle veramente interessate o quelli veramente interessati a spingere questa ragazza a portarla avanti con qualunque mezzo non sono le ragazzine a volte, ma i genitori o i soggetti che gravitano intorno a queste ragazze, che vivono chiaramente una condizione di grande frustrazione e sperano di poter avere una rivalsa sociale, personale e quant'altro per il tramite dei loro sventurati figli o nipoti, fondamentalmente, e che la ritengo una cosa veramente molto. In questo caso addirittura peraltro
mi devono anche spiegare per quale motivo una ragazza, se vogliamo ragionare in termini di coerenza, una ragazza che peraltro va lì, e lì non è che ci vanno vestite di tutto punto, no? Sfilano in costume, sì, in maniera tanto sobria, una che sfila con un costume piuttosto succinto, che mostra chiaramente le forme, con tacco 12, proprio tanto sobria non me lo sembra, no? Che dite? Voglio dire, quindi lei avrà fatto degli scatti un pochino più espliciti, probabilmente, però non è che lì ci va vestita da monaca, d'accordo? Cioè, quindi, che tu mi escludi una ragazza perché ha fatto qualche scatto osè, come a dimostrare che lì ci sono solo brave ragazze, mi sembra una roba un po' ipocrita, fondamentalmente, ma anche perché, ripeto, non è che parliamo della gara di matematica, delle Olimpiadi della matematica, insomma, no? Parliamo di qualcosa di un tantinello diverso e che sappiamo bene attraverso cosa poi passa. È un... Credo davvero che, insomma, siamo giunti abbondantemente a un'epoca in cui questo tipo di manifestazioni potrebbero tranquillamente essere abolite, e non credo che ne sentiremo la mancanza, perché ancora celebrano un modello di femminilità da sfoggiare, no? Da misurare, quello che si fa con gli animali, d'accordo? Sapete le mostre feline? Io ho dei gatti bellissimi, non mi sognerei mai di portargli una mostra felina, perché è una roba di una tristezza. Io ci sono andata a vedere queste mostre qua, questi animali, che ti guardano come di, per favore, salvami, portami via, uccidi il mio padrone, cancella le tracce, così, io li sento che mi, perché, cioè, tu li vedi lì, super pettinati, ma non gliene frega niente di stare in questa situazione, no? Sono lì perché il padrone deve ingrassarsi della bellezza, cioè, è una roba di una tristezza veramente, veramente infinita, comunque, insomma, no? A quel punto si apre lo scenario delle app, delle meraviglie. Mi raccomando, io ve ne parlo, ma voi non dovete scaricarle, ok? Cioè, sul serio, no, non voglio essere in qualche modo istigante rispetto a questo tipo di... Vabbè, nel tuo caso lo sapevamo, però magari qualcun altro non l'aveva ancora fatto. Il sesso ai tempi della società interconnessa non può che passare per smartphone e, naturalmente, attraverso il mondo che popola gli smartphone, ossia quello delle app. Da Snapchat, nominata migliore app del 2013, quindi, cioè, pure ci vincono i premi, ci siamo? Cioè, capito? È una roba importante. All'erede di Bang With Friends, vi dicevo, l'applicazione che girava su Facebook e che consentiva di trovare, no, gli amici, le amiche con cui poter passare un allegro pomeriggio, diciamo, un po' più frizzantino, fondamentalmente. Bang, dicevamo, vuol dire proprio... fondamentalmente, cioè, proprio, insomma, è il termine volgare per dire fare l'amore, ecco, quelle necessarie e sufficienti per rimorchiare online, anche perché ormai, siccome la gente vive online, fondamentalmente, si pone il problema che non incontra più persone nella vita reale, e quindi hanno pensato bene di fornire strumenti online per far sì che qualcuno si incontri, insomma, si annusi un minimo e decida poi di incontrarsi nel mondo reale, ma per il tramite, naturalmente, del mondo virtuale, perché ormai nel mondo reale la gente non si conosce più. Tutta sta disponibilità, generosità e diciamo, apertura che c'è su Facebook o altri social per intessere nuove relazioni, nella vita reale non c'è più. Ci guardiamo tutti in cagnesco, siamo tutti sospettosi. Però se quello lì l'hai incontrato su Facebook, magari non l'hai mai visto nella tua vita prima, non l'hai mai vista nemmeno un nanosecondo, no? Ne hai però un'immagine in qualche modo ideale, quella, no, diventa l'oggetto dei tuoi desideri più sfrenati, o quello diventa l'oggetto... Mentre il vicino di casa, la vicina di casa che hai lì a disposizione, non lo guardi nemmeno, perché è lì, non va bene, troppo facile, no? Bisogna mettersi a scaricare app, costruirsi profili, popolarli di informazioni, per la maggior parte dei casi false o infondate, e a quel punto cercare di rimorchiare, no? Nella ormai giungla vera e propria metropolitana, che è quella online. Attenzione, questo messaggio si autodistruggerà entro 10 secondi. Che cosa fa Snapchat? Per scambiare foto e video erotiche capaci di permette di scambiare questo tipo di messaggi che si autodistruggono entro 10 secondi dalla ricezione del destinatario che ha lanciato Snapchat. No? Dopo Snapchat arriva Slingshot, ossia la fionda. Quindi che Snapchat è quella più, diciamo, più diffusa. Facebook con Bang With Friends non ce la fa stare al passo, lancia un'altra applicazione che gira proprio su questo, no? Che è Slingshot, che ha lo stesso tipo di cose che fa praticamente
Snapchat, però instaurata sul social network, quindi sui contatti di questo tipo. E questa è tutta roba che noi, se vogliamo, possiamo attivare subito. È tra le varie opzioni che abbiamo a disposizione, d'accordo? Snapchat è un servizio di messaggistica istantanea che consente di inviare le foto ad amici solo per un certo numero di secondi, prima che si autocancellino. Per ovviare al problema, diciamo, della persistenza e della possibilità di diffusione virale di contenuti di matrice sessuale, si sono inventati questo sistema, in buona sostanza. Io ti metto la visualizzazione, non ti scarico il messaggio, ti scarico il link attraverso cui vedere quel messaggio, link che si disattiva scollegando praticamente il messaggio entro 5-10 secondi a seconda della situazione. Quindi uno deve essere subito pronto, capito? Cioè, appena lo visualizzi hai 5-10 secondi, secondo come è impostato il sistema, per darti un'occhiata, farti il tuo bravo film, perché dopodiché il messaggio, che è una roba di una tristezza veramente incredibile, insomma. L'applicazione è stata creata nel 2011 da Bobby Murphy ed Evan Spiegel. Il servizio invia dai 30 ai 50 mila messaggi al giorno, e questi sono i dati del 2013, messaggi di natura sessuale, perché questo tipo di sistema è focalizzato su contenuti di natura sessuale. Dai 30 ai 50 mila messaggi al giorno, solo questa applicazione, 50 milioni di messaggi al giorno. Altro che Saratoga. Capito? Cioè, questo per darvi il volume di quello di cui stiamo parlando. E qua c'è roba sia prevalentemente di adulti, ma sempre più spesso ormai di minori. È chiaro che vengono pensati in questo modo per ovviare alla problematica della diffusione virale, anche se la stragrande maggioranza ancora dei contenuti di tipo, diciamo, riconducibile al sexting, girano tramite la messaggistica del cellulare o prevalentemente WhatsApp. Ragion per cui questo tipo di tutela, di garanzia, nel senso che quel contenuto comunque non può essere residente sul cellulare di qualcuno che a sua volta non lo può rinviare, non c'è. Questo tipo di possibilità vi è esclusivamente se vengono utilizzati questo tipo di sistemi. Quindi mi raccomando, se proprio dovete fare le sciantose per una sera, fatelo magari in maniera sicura, insomma, no? 2 anni dopo la pubblicazione, più di 350 milioni di immagini vengono condivise su Snapchat ogni giorno, contro i 400 milioni di Facebook, che però esiste da molto più tempo. Solo perché si tratta di contenuti sessuali. E certo su Facebook ce ne stanno, cioè 400 milioni di immagini condivise ogni giorno. 400 milioni. Questi sono i dati dell'anno scorso. C'è di tutto, C'è dalla torta della nonna al micetto, al cagnolino, alle immagini delle vacanze, a quello che la vostra mente è in grado di partorire. Non voglio entrare, insomma, da questo punto di vista. Di tutto e di più. Di tutto e di più. 400 milioni di immagini al giorno. Snapchat, che diciamo che comunque ha solo 2 anni di vita, sono di media 350 milioni di immagini sessuali, sessualmente esplicite, al giorno. Sono dati spaventosi, che probabilmente non credo siano così intuibili in maniera immediata, insomma, no? Cioè, uno non si aspetta che questo sia il volume al giorno. Quindi immaginatevi che cosa non gira su sta roba e quanti bei soldini circolano, in buona sostanza, insomma, no? Per cercare utenti che non siano amici serve Snap Search. Quindi devi tutta l'applicazione, tu puoi collegarti solo a coloro che hanno l'applicazione sul cellulare, come con WhatsApp, no? Se tu non hai l'applicazione non puoi mandare messaggi, non puoi riceverli. Che permette di esplorare gli utenti Snapchat per sesso ed età, due parametri che vengono inseriti, ma anche qui possono essere parametri assolutamente fittizi, non è che c'è un controllo con un documento, ci siamo? Come Facebook, anche Snapchat cambia pelle di continuo per allargare chiaramente la platea di utenti. A ottobre è arrivata la funzione Snapchat Stories, che permette di condividere la propria giornata con gli amici, certo, no? Sempre comunque con un chiaro riferimento a contenuti di natura sessuale. No? Perché l'obiettivo è comunque di generare traffico. Più traffico c'è, più soldini arrivano. Perché questa è l'unità di misura di questo tipo di sistemi. Perché in particolare questa chat sta spopolando tra gli adolescenti? Perché è indubbiamente focalizzata sul proteggere
la, diciamo, la privacy, ossia non consentire che la, la divulgazione di materiale sessuale messo a disposizione da questi ragazzi, perché chiaramente sì, la, voglio dire, no? La voce che possono succedere cose di un certo tipo con la diffusione di questo tipo di contenuti, naturalmente sì, insomma, è divenuta di dominio pubblico, molti casi sono stati drammaticamente trattati dalla cronaca giudiziaria, ragion per cui anche i ragazzini hanno cominciato a dire, ma cioè, come facciamo a proteggerci? È arrivato Snapchat, che problema c'è? Il messaggio si autodistrugge, puoi fare tutte le porcate che vuoi, tanto durano 10 secondi, dopodiché, sì, se quei 10 secondi però qualcuno fotografa lo schermo su cui sta visualizzando, non faccio il gesto perché è poco carino, siamo in streaming, ma avete capito qual è il gesto della questione, no? Cosa che sta accadendo? Cosa che sta accadendo? Beh, scusami, cioè, uno che lo sa si può anche organizzare da questo punto di vista, quindi sta grande garanzia, non è che ci sia anche qua, certo un pelo più di, diciamo, di tutela c'è, ma non è che parliamo di una tutela assoluta, mandando in giro questo tipo di immagini. Snapchat è l'unica applicazione che i genitori non possono in alcun modo controllare, guarda caso, non sanno nemmeno cos'è. Quanti di voi prima di oggi conoscevano Snapchat, onestamente? La conoscevi te? No. Perché ce l'hanno? Uno su 40, 50? Per cui è pure diffusissima tra i ragazzini, diffusissima, solo che i genitori non sanno di che cosa si tratta, non possono in alcun modo entrare, perché anche questa è più protetta rispetto alle altre applicazioni sul discorso dell'accesso, e è perché c'è una password di accesso che puoi non disabilitare, quindi comunque tu non entri se non hai la password di accesso. Non è come, probabilmente tu che c'hai uno smartphone, no? C'hai Facebook, metti, diciamo, la funzione che ti interessa, clicchi sulla voce che ti può interessare, no? E automaticamente ti colleghi, non è che ti richiede la password, d'accordo? Lì, volendo, c'è una funzione in più che evita di far entrare il curioso, diciamo, non è un accesso automatico, puoi disabilitare, ma anche ad abilitare la possibilità di un accesso controllato. Quindi, però, altra cosa, siccome i genitori non sanno, la maggior parte dei genitori non sa di cosa si tratta, anche se la trova sull'applicazione, sul telefono del figlio, pensa che sia un gioco, gli possono raccontare tutto quello che gli pare fondamentalmente, e quindi è più sicura. I genitori non hanno idea di cosa sia, di come usarlo, e soprattutto non possono risalire a quanto scambiato dai figli con i loro amici, perché la cronologia si autodistrugge. Su questo tipo di sistema no. Ah, no, o meglio, la traccia rimane, ma è abbastanza rognosetta la questione per riuscire a risalire alla cronologia di tutto quanto. Io ci sto lavorando su un caso di una ragazza che si è uccisa in circostanze non... si è uccisa, sembrerebbe essere uccisa, ma in circostanze abbastanza dubbie, tra le varie cose che aveva sul cellulare, bloccato peraltro, quindi stiamo lavorando su un backup precedente, c'era anche un... diciamo un'applicazione di questo tipo, e devo dirvi che al momento è abbastanza rognoso risalire perfettamente a tutto quanto, anche per quanto riguarda la cronologia degli utenti con cui ci sono stati gli scambi, mentre su WhatsApp hai tutto quanto, compresi i contenuti, se arrivi lì c'hai veramente tutto, in buona sostanza. Questo qua non è un sistema così semplice. Prego. Cioè io sì, diciamo così, scambio materiale, sì, cioè, faccio attività illegali, certo, poi si cancella tutto, cioè è più sicuro, sì, diciamo, di un telefonino con la scheda, assolutamente sì, estera o la scheda. No, è un sistema che protegge molto bene i dati e gli utenti che lo utilizzano e gli scambi tra gli utenti, è impostato in questo modo, quindi non dico Snapchat in particolare con la criminalità organizzata, però il principio di funzionamento tutela molto l'utente e i suoi segreti, questo sì. Ma nasce per questo. Cioè non ci sono i tabulati, non c'è niente. No, vabbè, ma questi non c'è, cioè anche lo stesso WhatsApp, se non hai ad oggi, mentre, allora, se anche i tabulati telefonici, io ho, no? Se non ho il dispositivo, cioè il telefonino, io ho il tabulato, che ne so, che mi dice, io ho mandato a te 10 messaggi, tu mi hai risposto 9 volte, bene. Quindi i contatti ce li abbiamo, perché hanno generato traffico fatturabile, e quindi finisce nel tabulato telefonico, perché è quello che ti arriva per la fattura, no? per la bolletta fondamentalmente. Ma se io non ho il dispositivo, io non arrivo ai contenuti, perché per riuscire ad avere i contenuti deve essere una cosa, o è successo un reato veramente grave, ma comunque sia, difficilmente ti vengono dati i contenuti.
ci siamo, perché il provider pone molte difficoltà a consegnare il testo. Il testo tipicamente lo ottieni dal dispositivo, se ce l'hai, e se è ancora in qualche modo utilizzabile. Perché diversamente è un problema serio. Ma hai un punto di riferimento che è il tabulato, perché traccia dalla tua utenza tutto quello che esce o entra, banalmente perché genera traffico che o paghi tu o paga chi ti ha contattato, traffico voce, traffico dati. Sul traffico dati chiaramente c'è tutta la parte legata alle applicazioni. Ma quindi non okay. Può essere intercettato, voglio dire, questo? No, allora, intercettato il sistema adesso no, così come è molto difficile, la magistratura ancora non ha grandi strumenti per mettere le zampette su WhatsApp, se non ha il dispositivo. Ci siamo? Perché se il dispositivo, per esempio, ha cancellato la cronologia delle chat, o hai un backup, dipende come ha fatto la cancellazione, se è una cancellazione profonda, seria, è un problema, perché al momento non è intercettabile. Non lo fa nessuno. Tra qualche tempo lo sarà, perché molti contenuti passano attraverso questo tipo di sistemi, quindi piano piano, no? Come si sta rincorrendo anche Skype, no? C'è chi dice che è intercettabile, c'è chi dice che non lo è, no? Non è chiarissima la questione, probabilmente lo è intercettabile, ma solo se ne vale veramente la pena, ci si attiva in quella direzione. Snapchat al momento non è intercettabile. Quindi quello che gira su quel tipo di piattaforme, ma anche lo stesso Facebook, guardate, perdonatemi, non è che sia così banale. Il profilo c'è, esiste, benissimo, è residente nel sistema, sì, ma non è che Facebook molla tanto volentieri le informazioni, Cioè, i casi di questo tipo, abbiamo avuto delle informazioni su vicende molto gravi, casi d'omicidio, casi molto gravi, diciamo, reati violenti molto gravi. Diversamente, devi fare la richiesta, hai un anno di tempo per fare la richiesta, che non è molto con i tempi giudiziari, un anno di tempo. C'è un accordo che ha fatto la Postale direttamente con Facebook, no? Facebook America per intenderci, ma non abbiamo tutta questa facilità nell'avere queste informazioni. La richiesta deve essere fatta in un certo modo, ci vogliono determinate tipologie di informazioni che devono essere esplicitate, deve esserci incardinato un procedimento penale per diverse tipologie di reati, perché loro rispondono solo per diverse tipologie di reati molto gravi. Diversamente, cioè, se tu per primo non salvi il materiale che trovi e che in qualche modo è afferente a un'ipotesi di reato, difficilmente Facebook, per le diffamazioni, o ce l'hai già salvato tu in maniera forense, o se no, se il tuo diffamatore cancella i contenuti o comunque sia non sono più disponibili per una serie di motivazioni, cioè, qualunque magistrato vai e chiedi di poter accedere a questi dati, facilmente la richiesta non la fa nemmeno partire, perché è talmente abnorme il numero di reati segnalati per questa tipologia di comportamenti che non si hanno proprio le risorse materiali per poter rispondere. Quindi ci si concentra solo su dati particolarmente significativi, su vicende molto gravi. Tipicamente reati violenti come l'omicidio, violenza sessuale aggravata e compagnia cantando. Diversamente non... E in alcuni casi, ma devono esserci dei presupposti fondati, di istigazione al suicidio. Perché in alcuni casi, ormai ce l'abbiamo avuti anche noi, di ragazzini e ragazzine che si sono ammazzate o anche persone adulte, in seguito ad attacchi subiti proprio attraverso questo tipo di sistema. Anche su Ask, sì, non solo su Ask, anche su Facebook. Ci sono stati casi anche di questo tipo. Prego. Avendo però a che fare col dispositivo, questo tipo di applicazioni danno la possibilità per delle indagini di ricostruire testi e immagini, o neanche avendo in mano il dispositivo? Non è detto. Bisogna fare un lavoro veramente molto approfondito, e dipende dal cellulare, dipende da una serie di quanto tempo è passato dall'interazione, dipende. Non posso dirle sì, dipende da circostanza a circostanza, dalle caratteristiche tecnologiche del cellulare. Alcuni consentono di mantenere più informazioni rispetto di altri, dipende. Non c'è una risposta univoca per tutti, dipende da una serie di, diciamo, di elementi che possono essere o meno impiegati. Considerate che queste applicazioni, come altre dello stesso tipo, sono proprio pensate e progettate per garantire una grande privacy all'utente, sia in termini di contenuti scambiati, sia in termini di soggetti con cui ha scambiato i contenuti. Quindi il lavoro per gli inquirenti in questo tipo di piattaforme è reso comunque molto più complesso e delicato. Quindi non c'è una garanzia di riuscire a ottenere tutto quello che è accaduto attraverso quella chat, quel sistema. Purtroppo non è possibile, cioè, avere garanzie di questo genere, che è progettato proprio per evitare che questo accada. Ed è possibile che questo venga fatto, insomma. Cioè, chiaro che uno ci prova, per carità, ci mancherebbe altro. Se uno è abbastanza, insomma, se siamo abbastanza fortunati, riusciamo, un po' come moderni pollicino, no?
a ritrovare la via attraverso delle tracce di vario tipo, ma sono tracce comunque parziali. E la tipologia di contenuti, per quanto uno possa immaginare che possano essere di natura sessualmente esplicita, non saranno più disponibili, perché non sono residenti, tu li visualizzi e basta. Non lo salvi, non è sul tuo registro, ci siamo. È un file che tu vedi perché hai un visualizzatore, che è sempre della chat, con cui questa informazione tu ti limiti a visualizzarla per un tempo determinato, non da te ma dal sistema. Dopodiché quella roba è come se tu vedi, in buona sostanza, no? Non è qualcosa che è qua, che si ferma qua, è qualcosa che tu vedi ma che è altrove. Tu hai un visualizzatore, non hai un sistema, diciamo, un contenitore, hai solo un visualizzatore. Quindi io posso al limite stabilire se sei proprio fortunato che c'è stata un'interazione, però bisogna vedere quanto è il refresh, come applicano la policy di cancellamento della cronologia, dipende da tantissime situazioni, per cui sono abbastanza cavoli acidi comunque interagire con questo tipo di sistemi. Del resto, più aumenta la tecnologia e più ci siamo resi conto che la protezione della privacy diventa l'elemento fondante, no? Per cui moltissime applicazioni, soprattutto quelle che gestiscono contenuti così delicati, si sono attrezzate. Chi le ha progettate naturalmente ha investito molto proprio nel garantire la privacy dell'utente, ma non solo la privacy in termini di protezione dei contenuti, anche di protezione di chi è in qualche modo il destinatario di questi contenuti. E purtroppo questo agevola coloro che non hanno, diciamo, delle buonissime intenzioni sotto questo profilo. Questo sì. Con Snapchat si usano testi e immagini, si può scrivere e inviare di tutto senza che nessuno possa vedere. Quindi. E ovviamente Facebook non poteva stare a guardare, quindi sull'onda del successo di Snapchat ecco che nasce Slingshot, Fionda, la nuova applicazione di Facebook per messaggi usa e getta, di qualunque natura, non necessariamente solo di natura sessuale. Dopo il lancio negli USA è disponibile ufficialmente anche a livello globale, Italia compresa, anche se adesso è ancora solo in lingua inglese, non è ancora in lingua italiana. Guarda come siete tutti interessati a queste app, eh? Guarda le foto di qua. Non va mica tanto bene. Eh? Tutti improvvisamente attentissimi state. Eh? E, è chiaro che anche quest'app, come quelle precedenti, ha come target specifico di riferimento i giovanissimi, che sono quelli che scambiano più messaggi banalmente, quelli molto più generosi in questo tipo di attività. E perché si chiama Fionda? Perché l'obiettivo è quello proprio di creare interazione, quindi botta e risposta. Quindi se tu vedi, visualizzi il messaggio è perché vuoi rispondere, cioè automaticamente devi rispondere, perché diversamente non lo puoi visualizzare. Quindi sei già in una funzione in cui devi rispondere a quello che ti viene inviato, diversamente non lo puoi visualizzare. Anche qui si autocancellano. Sì, anche, però devi rispondere, cioè ci deve essere un'interazione, cioè 1, 2. I contenuti si autocancellano una volta visionati, ma sono visibili solo se il destinatario decide di rispondere. Se tu non rispondi, decidi di non rispondere, non puoi nemmeno vedere che cosa ti è stato mandato. Ad esempio si scatta una foto, magari un selfie, o si gira un breve video, si aggiungono testi e disegni, si invia il contenuto a una persona o a un gruppo di contatti. Il destinatario riceve un'anteprima sgranata, molto di bassissima qualità del contenuto del messaggio e decide, diciamo, il nome del mittente, basta questo. Per vedere l'immagine deve per forza rispondere, cioè deve cliccare su, rispondi, con un'altra foto o un video, oppure può ignorare il contenuto ricevuto, però a quel punto lì non lo vede, non sa che cos'è, ok? Una volta visionato il messaggio si cancella da solo. Per Trump. Perché il sistema li distrugge da una parte e dall'altra. Sì. Ovviamente il mittente ce l'avrà da qualche altra parte, se riesce a postarlo lì, nell'app si cancella. Sì. Assolutamente, assolutamente sì. Altra app, Beside, la versione moderna degli appuntamenti al buio, beh, non poteva mancare, insomma, da questo punto di vista. Non fate altro che pensare a lui e a lei ogni giorno, questo è il messaggio pubblicitario. Conoscete vita, morte, miracoli eppure non riuscite a spiccicare una parola? Al diavolo, tensione, blocchi psicologici, largo l'applicazione Made in Italy che mi consentirà di rivolgermi all'interessato restando nel più totale anonimato. Che è una roba bruttina, fondamentalmente. Qui invece ti rivolgi proprio a persone che sono su Beside, che però non conosci, che vorresti conoscere, ok?
mandare l'invio e incrociare le dita, perché se si otterrà la risposta la strada sarà decisamente molto più semplice da percorrere. Il ruolo di mediatore si ripete anche tra sconosciuti, agevolando l'opportunità di fare nuove conoscenze attraverso un appuntamento, nascondendosi dietro l'anonimato fino all'eventuale ok del partner. Quindi non rischi di fare la figuraccia perché una non ti scarica, no? Però hai il vantaggio, insomma, di poter arrivare a questa persona, cercare di intrigarla un minimo, ma senza scoprire più di tanto le tue carte. Se poi c'è interesse reciproco, allora a quel punto ci si incontra o si comincia comunque a chattare in maniera invece allo scoperto, insomma. I meno creativi hanno a disposizione, diciamo, anche altre app, naturalmente, guarda lì, tra un'altra bella, un giro delle fotografie, tutti, oggi vi si è aperto un mondo, da questo punto di vista, insomma. Gettonatissimo negli USA Tinder, per la sua facilità generale, l'accoppiamento, perché come suggerisce il nome, fa da esca. Che sia efficace lo dimostrano i quasi 2 milioni di nuovi amanti potenziali che unisce ogni giorno tra single in cerca di emozioni, quarantenni attempati che desiderano tornare in pista e menti spensierate in caccia dell'ennesima figurina da impalmare. Quindi non è propriamente un luogo dove si muove gente proprio seriamente intenzionata a incontrare l'anima gemella, mettiamola un po', che può, per carità, può anche essere, magari proprio per questo interessante il discorso, non entro nei gusti personali, però non è che qua troverete probabilmente l'amore della vostra vita. Anonimato e velocità, naturalmente, sono i due fondamentali punti di forza anche di questa applicazione. Archiviato il profilo, meglio se con foto recenti, per evitare brutta sorpresa all'incontro, insomma, laddove vi sarà, si spinge il semaforo verde per le prede che più vi attraggono e che si trovano naturalmente nelle vicinanze, perché udite udite il sistema è geolocalizzato, è geolocalizzante, ragion per cui ti dice anche chi tra quelli che potrebbero interessarti è più vicino a te. Quindi non hai nemmeno il problema di dover viaggiare molto, doverti spostare. Del resto, insomma, con quello che costa la benzina è anche comprensibile, insomma, no? Che ci debba essere, insomma, la tecnologia ti deve aiutare sotto questo profilo, no? Quindi giustamente devi anche pensare al tuo portafoglio, giusto? Se il partner corrisponde all'interesse, inizia il divertimento, due chiacchiere, un drink e poi, no? Vedremo quello che succederà fondamentalmente. Qui ti danno proprio le istruzioni per l'uso, Un altro po' ti dicono anche quello che devi dire al primo appuntamento, no? Ma fanno delle cose veramente carine, insomma, da questo punto di vista. Per evitare che la nostra specie evidentemente si estingua, ci sono tutta una serie di, no? Anche di strumenti di questo seme. Indubbiamente una menzione speciale merita Bang with Friends, che letteralmente è scopo con gli amici, in buona sostanza, no? L'app costruisce un catalogo delle amiche di Facebook o degli amici di Facebook, naturalmente, con la possibilità di segnare quelli che si vogliono bengare, no? Quindi che hanno, insomma, una certa vitalità, voglio dire, no? E hanno un po' di tempo disponibile. Per le donne, ovviamente, è lo stesso per quanto riguarda gli amici uomini. Quindi tu flaggi, no? Se sei disponibile a bengare o meno, e a quel punto il sistema va a prendersi coloro che hanno messo quella. Quindi se il vostro amico, la vostra amante, il vostro marito, vostra moglie vi ha detto che bengare vuol dire passare delle giornate a discutere amabilmente di libri in compagnia, guardate che non è così, ok? Bengare è una cosa un po' diversa, sempre in compagnia, ma si fanno un altro tipo di attività fondamentalmente. Solo chi sceglie a vicenda viene avvisato, per tutto il resto naturalmente c'è il classico poke. Quindi per poter avere un feedback vuol dire che io devo scegliere te e tu devi scegliere me, uno inconsapevolmente dall'altro. Quindi deve esserci un interesse reale, reciproco, genuino, perché diversamente il sistema non accoppia queste possibilità. Quindi io devo avere nella mia rete delle persone che mi interessa bengare, che a loro volta sono interessate a bengare con me. Ok? Solo qualcuno ha obiettato che chiaramente un'applicazione di questo tipo possa difficilmente ottenere interesse dal pubblico femminile, e si sbagliava. E si sbagliava alla grande, perché nel giro di pochi giorni dal lancio pare che ci siano stati almeno 1000 bang riusciti, quindi no, tutto sommato ce n'è di gente che è disponibile con questo tipo di sistema, insomma, che indubbiamente fa risparmiare un sacco di tempo. Oddio, ancora la cenetta romantica credo abbia un suo perché, però de gustibus. Non voglio assolutamente entrare nei gusti sessuali delle persone, che possono tranquillamente decidere di occupare il proprio tempo come meglio credono, insomma, e avere come target di riferimento questo tipo di, diciamo, di utenti, che a quanto sembra sono anche piuttosto ampi e diffusi.
Ci sono poi diverse opzioni particolarmente interessanti sempre in Bang with Friends. Quella è Get Down, che punta diretto al bersaglio grosso invitando il partner a una conoscenza più approfondita sotto le coperte. Qui siamo proprio patti chiara amicizia lunga, per intenderci, no? Mentre chi vuole andare un pochino più, no, quelli più romantici tra noi fondamentalmente, vanno all'opzione date, cioè all'appuntamento, vecchio stile, per conoscersi, un bicchiere di vino, una bella cenetta, quattro chiacchiere amabili, e poi si decide. Gli italiani sono gli utenti più attivi d'Europa, con un numero di incontri 20 volte superiore alla media europea. Quindi che il livello di patologia relazionale nella nostra popolazione si stia alzando in maniera preoccupante, lo sappiamo e lo possiamo anche misurare. Insomma. Siamo gli utenti più attivi d'Europa. E non solo perché gli italici sono gli ultimi Latin lover rimasti, aperta e chiusa parentesi. Ma perché sono i maggiori sostenitori dell'appuntamento romantico, ottenuto tramite un'app. Io francamente tutto sto romanticismo faccio un po' fatica, però mi rendo conto di essere magari un po', diciamo, vecchio stile per certi aspetti, insomma, anche se non si direbbe. Insomma. Diverso il discorso per il gentil sesso, che alle chiacchiere predilige anche in questo settore i fatti. Quindi, cari maschietti, se voi pensavate di essere, insomma, i predatori, vi sbagliate di brutta maniera, insomma. Cioè, di fatto, le donne sono grandi ed entusiastiche utilizzatrici di questi sistemi, perché consente evidentemente di chiudere il discorso in tempi rapidi e senza perdere di tempo, insomma, da questo punto di vista. Quindi anche questo è un segno dei tempi, insomma, sotto questo profilo. È tutta roba che gravita intorno al pianeta sesso. Quali sono gli elementi che sono alla base del sexting, no? Cioè, che cosa in qualche modo, perché voglio dire, postare immagini sessuali proprie, quindi che ci riguardano, del nostro corpo, ci siamo? In pose statiche o anche di tipo dinamico, con filmini che ci riguardano e quant'altro sotto profilo sessuale, presuppone una grande fiducia nel destinatario, no? E qui è dove casca l'asino prevalentemente. Spesso i ragazzi e le ragazze inviano proprie immagini, video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della persona a cui stanno inviando il materiale. In quel momento la ritengono affidabile. Purtroppo, per scoprire poi molto spesso da lì a poco che questa fiducia era mal riposta, ma una volta che è troppo tardi. Ripeto, considerate che le chat e le applicazioni che vi ho fatto vedere sicuramente sono molto diffuse, ma ancora il sexting è principalmente attività da videofonino, no? Da cellulare, da applicazioni standard, no? Non attraverso questo tipo di sistemi, che un pelo in più di cautela in qualche modo la impongono, un pelo più di protezione anche, no? Passano attraverso sistemi invece dove la diffusione virale può avvenire veramente banalmente con qualche clic, e dove il materiale è residente, perché una volta girato è lì, e una volta inviato viene inviato il materiale, ok? Mostrano una scarsa consapevolezza che quello stesso materiale, se il rapporto amicale o di coppia dovesse deteriorarsi o rompersi, potrebbe essere diffuso come ripicca o vendetta per la fine della relazione. Altra circostanza che è tristemente diffusa sia tra i ragazzini che tra gli adulti, soprattutto del cyberstalking, molti contenuti che vengono utilizzati per creare uno stato d'angoscia a carico della vittima sono proprio di natura sessuale. Spesso sono contenuti che la vittima ha condiviso con, diciamo, col futuro stalker prima della fine della relazione, e sono contenuti sessualmente espliciti. Quindi, cioè, è altamente sconsigliabile operare questo tipo di situazioni, perché comunque la parte, insomma, femminile ne risulterà comunque facilmente danneggiata in un futuro nemmeno così lontano. Certo, a scopo persecutorio, a scopo diffamatorio, a scopo estorsivo, certamente. Cioè, dire, guarda che se non mi dai 10.000 euro io questa roba la faccio girare per il mondo, la mando ai tuoi genitori, la mando ai tuoi amici, la mando ai tuoi datori di lavoro e compagnia cantando. Certo, anche quello, assolutamente. Spesso nell'ambito di un disegno comunque persecutorio, anche l'estorsione si pone in un disegno persecutorio fondamentalmente, molto spesso. Pervasività, la possibilità che offrono i telefoni di nuova generazione nel condividere le foto proprie altrui con molte persone contemporaneamente, che è un effetto moltiplicatore di tipo virale fondamentalmente, attraverso invii multipli, condivisione sui social network, diffusione online, diffusione via cellulare. Anche questo viene ritenuto comunque un elemento che in qualche modo, no, agevola il sexting. Persistenza del fenomeno: il materiale pubblicato su internet può rimanere disponibile online
anche per molto tempo, aperto questa parentesi, anche per sempre. Magari sepolto dietro un'indicizzazione non diretta, diciamo, speriamo, ma rimane disponibile, c'è, rimane lì. Allora, qui si apre una diatriba che non è da poco. È di recentissima una sentenza, se non sbaglio, della Corte Europea, che impone a Google di cancellare riferimenti, in qualche modo ritenuti dal soggetto diffamatori o comunque lesivi della propria immagine sul web, quando non più in qualche modo attinenti o in qualche modo di interesse reale in quel periodo, cioè perché magari le situazioni nel frattempo cambiano, non è più in qualche modo pertinente quel tipo di messaggio. Google sta ricevendo centinaia di migliaia di richieste ogni giorno per fare questo tipo di attività, in qualche modo di ripulitura della cosiddetta web reputation. E si tratta di contenuti prevalentemente di natura, diciamo, scritta, ok? Testi. La persistenza di materiale video, quindi immagini o video in qualche modo, legati a questa tipologia, diciamo, di situazione, è la gestione di questo tipo di contenuti per la cancellazione definitiva è indubbiamente più complessa, perché devi raggiungere tutte le sedi in cui questo materiale è stato inviato e alcune volte non è possibile cancellarlo in maniera definitiva. Ci siamo? Senza contare che comunque tu puoi cancellarlo relativamente a quello che è online, ma se nel frattempo qualcuno se l'è scaricato per i cavoli suoi, è difficile riuscire a monitorare ogni singolo passaggio. Quindi è veramente pericoloso. La diffusione di questo tipo di materiale è veramente pericolosa proprio per questo motivo, perché la sua cancellazione definitiva è veramente difficile da attuare. Diritto all'oblio è questo della Corte Europea. Sì, sì. Diritto all'oblio, che diciamo che è un aspetto. Dall'altra il fatto di cancellare dei riferimenti che non sono più attuali. Fondamentalmente, no? Il tizio che è stato processato per, che ne so, omicidio stradale o altre tipologie, diciamo, di scenari, no? Perché magari ha investito una bambina e quant'altro, poi si scopre che invece non era lui o è innocente e quant'altro, il riferimento alla parte pregressa non è più attuale perché è stata superata da altri eventi che dimostrano che non era quella la situazione o che si sono determinate altre circostanze. Quindi la cancellazione non è tanto un diritto all'oblio in questo senso, a essere dimenticati, è un diritto a non vedere rappresentate delle circostanze attribuite al nostro nome, alla nostra immagine, che non sono più attuali o che sono state superate da altre circostanze di altra natura, insomma, più favorevoli, insomma. Però dovrebbero essere distrutti a questo punto anche tutti i quotidiani che hanno pubblicato, che stanno magari negli archivi, nelle biblioteche, nell'archivio di questo Stato. Questo che sto dicendo, voglio dire, no? È una strada, però mentre per andare nell'archivio di Stato, nell'archivio dei quotidiani devi andarci, no, tu a cercare queste informazioni, altro paio di mani che stare seduto comodamente a casa tua, andare su Google o chi per lui e scrivere il nome di quella persona e trovare tutta una serie di cose che non sono più pertinenti o che non sono proprio vere, fondamentalmente. A questo punto, insomma, è un po' più meglio intanto toglierlo da internet, il resto rimane, però l'accesso a fonti documentali di quel tipo non è propriamente così banale, insomma, no? Cioè, il problema è questo, è la facilità con cui determinate informazioni, o non più attuali, o non più pertinenti, o addirittura false, possono essere messe in circolazione. Questa è in qualche modo la caratteristica di questo tipo di sistema che lo rende così pericoloso in questo tipo di scenari, perché è difficilissimo monitorare l'informazione, dove va, chi la salva, chi la gestisce, come viene manipolata. Questo è il problema. Sono altre domande? No? Ok. Allora, i ragazzi crescono immersi nelle nuove tecnologie, dicevamo, e non sono consapevoli che una foto o un video diffusi in rete potrebbero assai realisticamente non essere tolti mai più in maniera reale e andare a influenzare negativamente la loro cosiddetta web reputation, che ormai non è una banalità, insomma, da sostenere, è qualcosa di estremamente, purtroppo, cogente e può determinare anche la qualità della vita della persona. Moltissimi casi di stalking molto importanti che mi sono trovata a gestire hanno avuto nella componente web una parte fondamentale dell'attività persecutoria, con la distribuzione di notizie false, di addirittura blog contro le vittime, diffusione di materiale che le riguardava in maniera reale o in maniera presunta, magari di natura sessuale, proprio per cercare di ledere l'immagine con una diffusione attraverso i social in modo tale da raggiungere tutta la rete di conoscenze della vittima.
E poi la non consapevolezza, i ragazzi spesso non sono consapevoli di scambiare materiale pedopornografico, quando in realtà di questo naturalmente parliamo. Se ragioniamo invece in termini di vantaggi del sexting, indubbiamente la praticità, il telefono è sempre a portata di mano, ogni momento può essere buono per l'invio, lo strumento in sé annulla qualunque tipo di distanza, ma soprattutto annulla l'imbarazzo del mostrarsi direttamente, in qualche modo è molto più facile farsi uno scatto per certi versi che non mostrarsi direttamente al nostro interlocutore, perché lo scatto comunque avviene attraverso uno schermo che ci protegge in qualche modo dall'imbarazzo, purtroppo anche dalla vergogna, che in alcuni casi è uno strumento di protezione straordinariamente utile fondamentalmente. L'imprevedibilità, l'invio può arrivare in qualsiasi momento, quindi rende la situazione è sempre molto effervescente, no? Tu non lo sai quando ti verrà inviato questo messaggio con contenuti di questo genere, quindi comunque ti sorprende, c'è un effetto che ti emoziona anche per certi versi, e sia che sia un messaggio più corposo, sia che sia un messaggio più ludico, e arriva ad attivare e coinvolgere quindi l'attenzione di chi lo riceve in maniera diretta fondamentalmente, c'è un accesso diretto in qualche modo alla vita dell'altra persona attraverso questi contenuti, e naturalmente perché tende a creare l'illusione, no? Come una sorta di flirt dei tempi moderni, che vi sia anche una relazione di natura, diciamo, sentimentale, quando in realtà prevalentemente questo tipo di scambi è esclusivamente e meccanicamente di natura sessuale, nell'accezione più becera però di questo tipo di possibilità. Sexting e comunicazione sessuale, un recente sondaggio, il Global Sex Survey del 2014, a cui hanno risposto oltre 74.000 utenti iscritti al sito di incontri extraconiugali, quindi una popolazione un po' particolare, indubbiamente, però è interessante citare questo studio. Il sito di incontri è ashmadison.com, da 26 paesi diversi, quindi un sito di incontri bello ricco, insomma, ha messo in luce un dato che ormai sta diventando sempre più diffuso, l'utilizzo del sexting nella comunicazione sessuale. Quindi questo sito di incontri trova nel sexting la maggior parte dei contenuti che vengono scambiati, quindi contenuti di natura esplicitamente sessuale. Questa modalità è diventata una corrente forma di relazione, da questo sondaggio emerge che l'83% degli italiani che utilizza il sexting è contro il 73% della media mondiale, quindi anche qua abbiamo dato. Questo peraltro è un sito di incontri extraconiugali, quindi un sito dove si tromba, ok? Cioè questo è l'elemento fondante, cioè lì ci vai solo se cerchi scappatelle, quindi cioè, è proprio una popolazione mirata, cioè è un campione, no, piuttosto selettivo, magari non rappresentativo della popolazione generale, ma di un certo tipo di popolazione sicuramente sì. 26 paesi in qualche modo riguardano tutti gli utenti, quindi rientrano in 26 paesi, quindi hanno fatto una media anche in base alla nazionalità degli utenti. Anche qua ci siamo distinti, sarete contenti da questo punto di vista, insomma, no? Ci siamo distinti perché proprio per l'utilizzo del sexting, quindi della diffusione, dello scambio, dell'invio e della ricezione di materiale pornografico, perché di questo parliamo, sessualmente esplicito, ma vogliamo usare eufemismi, ma voglio dire, se non siamo nel porno poco ci manca, gli italiani si sono distinti in questo senso, quindi in questo senso abbiamo avuto modo di verificare che anche sotto questo profilo siamo piuttosto attivi. Ciò significa che passiamo veramente un sacco di tempo dedicato a questo tipo di attività e naturalmente allo scambio di questo tipo di materiale, quindi anche alla produzione di questo tipo di materiale. Le immagini vengono condivise tra due persone adulte, in parte per sostituire l'attività sessuale, perché anche questo è il sexting. Molti scambi relativi al sexting mirano in qualche modo a eccitare l'interlocutore, no? Allo scopo di agevolare l'attività masturbatoria. Quindi il sexting diventa un sostituto dell'attività sessuale a due. Diventa un gioco attraverso cui ciascuna parte, in maniera però autonoma, nell'ambito di questo gioco, diciamo, di scambio erotico sessuale, arriva alla soddisfazione orgasmica, ma non insieme al partner, fisicamente insieme, insomma, anche a distanza fondamentalmente. Quindi è un materiale che viene utilizzato per carburare in qualche modo l'eccitazione per poi avere la propria soddisfazione di natura sessuale in autonomia, ecco, mettiamola così. Sì, né più né meno, un po' più corposette, perché qua la disponibilità di tecnologia, la diffusione di determinate tipologie di contenuti rende molto più facile delle vecchie hotline riuscire e anche i costi sono molto più contenuti, certamente sì.
Questi siti peraltro hanno l'opzione base, ti puoi iscrivere e non paghi nulla. Più vuoi servizi di un certo tipo, più evoluti e più paghi fondamentalmente, no? Però se vuoi già usufruire dei servizi di base lo puoi fare iscrivendoti tranquillamente senza alcun tipo di problema, cioè ci siamo. Quindi l'obiettivo è anche quello di ridurre i costi di questo tipo di scambi fondamentalmente. E qui naturalmente i costi sono molto ridotti. Le immagini vengono condivise tra due persone adulte, in parte persone... Il sondaggio arriva alla conclusione che si fa meno l'amore dal vivo, ma si utilizza maggiormente il sexting. Che peraltro mette anche a riparo da determinati tipi di conseguenze anche poco gradevoli. Vedi gravidanze indesiderate che poi magari devi spiegare a distanza di qualche anno che qualcuno si accorge che non è il figlio del tuo marito, o viceversa. E ogni riferimento, insomma, a casi di cronaca è puramente casuale. Quindi vedete che non era un problema, anche senza sexting certe cose succedevano ugualmente, senza grossi problemi, insomma, no? E dall'altra anche ovviamente protegge dal rischio di, insomma, di imbattersi in malattie venere di vario tipo, per cui indubbiamente dà la possibilità di mantenere più relazioni contemporaneamente, perché il tempo poi a disposizione, sappiamo oggi, è decisamente sempre molto ridotto, ragion per cui questo tipo di sistemi aiuta molto chi ha desiderio di avere, insomma, interazioni di questo tipo abbastanza superficiali e focalizzate esclusivamente sulla soddisfazione di natura sessuale, di poterlo fare senza grossi dispendi ed economici e di tipo, diciamo, temporali fondamentalmente, il che è indubbiamente un aspetto importante. Io mi fermerei 10 minuti, che sono le 11, e poi finiamo la seconda parte, ok? Facciamo 10 minuti di pausa, non di più, per riprendere e avviarci alla conclusione. Grazie.
i nostri ragazzi, fondamentalmente, insomma, e che purtroppo ha già avuto modo di manifestarsi in maniera molto seria in tutta una serie di situazioni. Allora, intanto, perché è deflagrante l'impatto di questo tipo di condotte, in particolare sugli adolescenti? Perché la soglia d'età dei primi rapporti si è notevolmente abbassata rispetto alla generazione dei genitori di questi ragazzi. Quindi partiamo dal presupposto che l'interesse sessuale da parte dei ragazzini comincia a manifestarsi in maniera anche piuttosto concreta già intorno agli 11-12 anni, in media, ok? Vi è peraltro stata una progressiva anticipazione dell'età in cui le bimbe sviluppano fondamentalmente, quindi anche questo chiaramente ha contribuito ulteriormente, insomma, a creare determinati tipi di presupposti. L'inibizione che contraddistingueva le prime esperienze sessuali, che probabilmente fanno parte anche del nostro bagaglio di esperienze, insomma, no, personali, è assolutamente ormai qualcosa di remoto fondamentalmente. I ragazzi, ma soprattutto le ragazze, non hanno vergogna a mostrarsi, anzi l'esibizionismo è diventato uno strumento di affermazione e popolarità. Vi dicevo, quella famosa ragazzina che pagava per fare sesso orale con l'obiettivo di farsi riprendere, fotografare mentre lo faceva per diventare popolare, quindi il sesso, l'emancipazione fittizia, assolutamente irrealistica, sessuale, diviene mezzo di scambio sotto profilo della popolarità e quindi dell'importanza soprattutto all'interno del gruppo dei pari, che condivide questo tipo di disvalore fondamentalmente. Questi due ingredienti fanno sì che la condotta di sexting sia particolarmente intrigante, soprattutto per i ragazzi. Ecco perché all'interno di questo, come vedrete tra poco nei dati che vi mostrerò, diviene una condotta estremamente, estremamente diffusa. I limiti del sexting: frammentazione dei vissuti ed emozioni sganciate dalla presenza reale o corporea dell'altro. Non c'è l'altra persona, ci siamo noi, c'è il ragazzino, la ragazzina, in particolare la ragazzina, c'è il tipo di significato che lei attribuisce o lui attribuisce all'invio di quel tipo di materiale, che è, ripeto, un modo per dire: vedi, io faccio cose di questo tipo, io sono grande, io sono figa, io sono, no, sono una persona insomma interessante, no? Quindi io misuro il mio valore in termini di disponibilità sessuale, e questa è una cosa pericolosissima che purtroppo lascia conseguenze drammatiche, ferite inguaribili che rimangono chiaramente nella mente e nell'anima di chi entra in questo tipo di circuiti e che difficilmente sono completamente bypassabili. Banalizzazione degli scambi di natura emotiva, che rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo di relazioni soddisfacenti anche sul piano sessuale. Se noi svincoliamo, separiamo le due dimensioni e mettiamo il sesso in quanto proprio meccanica, no? Privo dall'aspetto emotivo, le sensazioni, il coinvolgimento, le paure, anche piccoli pudori, no? Indubbiamente lo rendiamo una cosa davvero stupida, banale, becera, d'accordo? Quindi in qualche modo ne diminuiamo la portata in maniera drammatica. Quindi purtroppo questa cosa avviene regolarmente. La dimensione emotiva, quella del coinvolgimento, quella comunque della passione, no? del pensiero, del romanticismo, l'aspetto che comprende naturalmente anche la dimensione sessuale, ci mancherebbe altro, ma la considera parte di questo tipo di situazione, viene completamente bypassato. Non c'è, e attenzione, non ci deve essere. Questo è l'elemento più preoccupante sotto questo profilo, cioè la dimensione emotiva, emozionale proprio, no? Legata allo scambio di natura sentimentale sessuale, viene totalmente, no? Mutilata rispetto all'esclusiva condizione fisica e di scambio proprio di liquidi corporei, né più né meno di questo, nemmeno poi, perché poi alla fine è uno scambio per interposta tecnologia fondamentalmente, no? Anche questo è un altro aspetto che rende pericolosissimo questo tipo di comportamento, perché tende totalmente a svincolare il sesso dal coinvolgimento, e quindi a quel punto tu puoi fare questo tipo di comportamento con chiunque, sia che ti interessi sia che non ti interessi, e allora a questo punto lo puoi fare anche per soldi, è molto più facile, no? Se io quella componente la metto da parte, a quel punto chi mi impedisce di avere alcun vantaggio da questo comportamento di tipo economico? Nessuno. E questo è il passaggio finale, quello più drammatico, che ampiamente abbiamo avuto modo di vedere in tanti casi. La distorsione dei contenuti comunicativi, perché il messaggio che passa naturalmente, un messaggio che viene inviato, il messaggio che arriva è un messaggio che segnala esclusivamente quanto è una persona disponibile sessualmente a fare delle cose sempre più estreme, sempre più esplicite,
in cambio di attenzione e di considerazione, non in cambio di affetto, amore, protezione, tutela, romanticismo, no? Perché non si sa maneggiare, perché viene proprio considerato negativo. Cioè è un disvalore coinvolgersi, innamorarsi, voler bene a qualcuno, rispettarlo, e rispettare se stessi anche è diventato un disvalore. Cioè è qualcosa che ha assunto un'accezione negativa in questo tipo di generazioni. Questo è l'elemento che bisogna cominciare seriamente a considerare. Perché per riuscire a fare determinate cose, una ragazzina di 14 anni che si prepara e esce da casa per andare in un appartamento e incontrare clienti in cambio di denaro, ha fatto già un percorso di questo tipo, in cui ha separato, proprio realmente mutilando una parte di se stessa, separando due dimensioni che in una personalità sana vanno di pari passo. Io non vi sto dicendo che una persona si innamora di un'unica persona al mondo e ama quella tutta la vita, in maniera, cioè non è questa visione che ho io dell'amore normale. Uno può avere più coinvolgimenti veri, seri, importanti nella vita, possibilmente corrisposti, viverseli a pieno, poi le persone cambiano, le situazioni cambiano, possono subentrare tantissimi aspetti fondamentalmente e fare un altro pezzo di percorso con qualcun altro. Quello si può fare, basta che ci sia genuinità in questo scambio, cioè ci sia effettivamente reciprocità e ci sia coinvolgimento, cioè è un progetto che si basa, il sesso ne fa anche parte naturalmente, ma si basa su un aspetto più profondo, più importante, una condivisione che non è soltanto quella di natura fisica, ci siamo, anche quella, ci mancherebbe altro, però qui invece abbiamo svincolato completamente questo messaggio, cioè da una parte c'è l'amore romantico, intanto che queste ragazzine, questi ragazzini disconoscono proprio, cioè non gli interessa, la ragazzetta che ha tre rapporti in una sera e poi va il giorno dopo a chiedere la pillola il giorno dopo perché non si ricorda se qualcuno ha eiaculato dentro oppure no, a 13 anni, 14 anni, di questa parte dell'amore romantico non sa nemmeno da che parte si comincia a parlarne, non che si pone il problema. Lì è un problema di, io esisto all'interno del mio gruppo di pari esclusivamente se sono disponibile sessualmente, e più partner ho e più sono importante. Non più tardi di qualche mese fa una mia amica insegnante di scuola media, quindi parliamo di ragazzine sotto i 14 anni, mi ha raccontato un episodio che mi ha fatto gelare il sangue. Una ragazzetta di 13 anni, allora c'era una specie di competizione, ma mi dicono che è una cosa abbastanza comune, una competizione tra le ragazzine della terza media, della terza, insomma, della classe tale. Chi di loro sarebbe arrivata alla fine dell'anno ancora vergine, avrebbe pagato pegno, ok? No, ma non sto scherzando, eh. Era rimasta, cioè il cut-off temporale era l'esame di terza media, ok? A un certo punto facevano un'attività ricreativa, una cosa, insomma, stavano nel campetto di questa scuola, arriva una ragazza tutta esaltata, che grida la seguente frase: "Ah, finalmente mi hanno stappato". Sì, perché poi l'hanno anche... L'hanno stappato, ma non è, quello è un caso, ma è così, cioè non è quella scuola, cioè funziona così. Mi hanno stappato, cioè questa parola, stappato, perché anche lì attraverso social network si è diffusa questa gara tra le ragazze delle varie classi fondamentalmente, e quindi questa era preoccupatissima di arrivare all'esame ancora, diciamo, col tappo fondamentalmente, no? E quindi era tutta esaltata, ripeto, 13 anni. Ok? Stappata. E quindi, ma con chi? Non aveva alcuna importanza, non è che l'aveva fatto col suo amore, col suo primo amore, trafelata, tutta no, preoccupata, un po' impaurita, no? come ci sta che sia. No, il primo che gli ha manifestato interesse sessuale, questo se l'ha acchiappato, se l'ha acchiappato lei, e ci ha fatto quello che ci doveva fare, e chiaramente la cosa doveva essere divulgata, perché l'obiettivo non era avere uno scambio relazionale, affettivo, no? Con questo ragazzetto. Non gliene fregava niente, l'importante era poter dire di averlo fatto, con chiunque, pur di non arrivare all'esame di terza media ancora in quella condizione lì che per loro è un disvalore, cioè essere vergini è un disvalore per questa generazione. Poi, non per tutte le ragazzine, per amor di Dio, ma per una buona parte di future donne e future madri.
Questo è oggi la fotografia del loro stato interiore. Gli chiedi, ma che famiglie sono? Normali. Definiamo la famiglia normale? Non lo so, cioè, cosa vuol dire famiglia normale oggi? Probabilmente ognuno di noi ne ha una visione diversa, o lievemente diversa. Quindi non lo so, famiglia normale, però non sono famiglie che hanno problematiche evidenti, socio-economiche, socio-culturali, degrado, assolutamente no. Sono ragazzine a cui non manca nulla, griffate dalla testa ai piedi, con tutto quello che vogliono. Ma l'unica cosa che non hanno è un vero e sano rispetto di sé, perché evidentemente nessuno gli ha insegnato questo determinante passaggio, che nella vita è probabilmente uno degli ingredienti fondamentali per far sì che la qualità della vita di un soggetto sia significativamente buona. Perché se tu non rispetti te, pensare che qualcun altro lo possa fare al tuo posto diventa difficile. Allora a quel punto le ripercussioni sono a cascata su tutte le sfere della vita. Però che una ragazzina di 13 anni corra urlando, felice, davanti a tutti, perché qualcuno, che probabilmente di cui non ricorderà il nome, probabilmente nemmeno dopodomani, ha consumato con lei il primo rapporto sessuale, che no, all'epoca nostra era investito anche di una certa importanza, no? Era una sorta di rito di passaggio all'età adulta, quindi c'era tutto un rituale particolare che andava ripristinato, che andava creato, c'era anche un certo disvalore, no? Le generazioni precedenti alla nostra, se arrivava al matrimonio che non eri vergine, no? E non era solo un problema del sud, era comunque un'accezione negativa, no? Poi chiaramente il tempo è passato, anche questo è cambiato, però nella mia generazione c'era ancora l'importanza di farlo con un ragazzino a cui volevi bene, un coetaneo, comunque, voglio dire, una persona con cui eri, insomma, da cui eri coinvolta, no? E viceversa, c'era ancora questo elemento che caratterizzava la scelta, no? Cioè io mi ricordo che parlavo con le mie cugine più grandi, con mia madre, insomma, di questa cosa qua, ipotizzando, no? Quando sarebbe stato, e mi ricordo che mi venne detto, guarda, l'importante è che tu scegli una persona con cui stai bene, insomma, che ti fa stare bene, perché è un'esperienza bella, meravigliosa, se stai con la persona giusta, se no è una roba devastante, ci siamo. E queste ragazzine non hanno la ben più pallida idea di questo passaggio. Il coinvolgimento, cioè la parte emotiva, quindi la parte più complessa da gestire, viene negata, non c'è. E allora a quel punto il sesso è una merce di scambio come tante altre cose. Che differenza c'è tra fare sesso con una persona piuttosto che pagare una lezione di ripetizione, piuttosto che andare al bar e comprarsi un gelato? La stessa cosa. È uno scambio. Quello che rende speciale il sesso è questa dimensione. Anche quando hai, immagino, insomma, siamo tutti adulti e vaccinati, abbiamo avuto le nostre storie, no? Magari qualche volta abbiamo anche avuto delle storie parallele, è possibile, insomma. Cosa ci ha portato a scegliere di avere un'altra relazione? Il fatto di sentirci desiderati, apprezzati, voluti, insomma, di essere coinvolti anche emotivamente, questo vale anche per gli uomini, non è che vale solo per le donne. Le storie più soddisfacenti sono quelle dove c'è uno scambio vero, genuino, di sensazioni, di emozioni, di coinvolgimento, che magari può durare uno spazio limitato perché ci sono le situazioni che non permettono altro, d'accordo, ma c'è. E allora resta un bel ricordo, resta comunque una situazione gradevole anche a distanza di tempo, no? Ma se tu togli tutto questo dal sesso, lo spogli da questa dimensione, guardate che è una roba veramente triste, Ma tanto tanto triste, Cioè, e questi ragazzini hanno solo la dimensione più materiale, completamente spogliata dalla dimensione emotiva. Come ci si è arrivati a questo, ripeto, purtroppo gli scenari sono complicati e indubbiamente c'è un messaggio socioculturale latente che porta comunque a volere le donne mercificabili, cioè acquistabili. E non è così difficile ricondurre questa matrice culturale a un certo tipo anche di visione politica, insomma, della nostra società, no? Basta, e poi il giochetto è stato facile, bastava premiare quelle che erano più disponibili sessualmente. Non le più brave, le più meritevoli, in qualche modo le più preparate, no? Anzi, quelle bisognava gestirle con grande criticità, perché quelle erano pericolose. No, doveva passare il messaggio di chi era sessualmente in qualche modo disponibile. E l'unico parametro su cui
si basava la valutazione, era praticamente quello, se non l'unico, il principale. Non a caso, qualche tempo fa, non è, 6 mesi fa forse, non penso di più, ci fu questa, quella specie di litigata maxi in Parlamento, ve la ricorderete probabilmente, si sono date pure delle botte, no? E quant'altro, e le accuse mosse a una certa, alle donne di una certa parte politica erano proprio di questa natura, ossia che fossero lì non per meriti o per particolari vissuti o percorsi, ma semplicemente perché erano l'amante dell'uno o dell'altro vicendevolmente. Stesso tipo di critica che è stata mossa a molte donne della TV. Quanto realisticamente, bisognerebbe vedere caso per caso, però ragionevolmente così campate in aria forse queste critiche non erano, no? Perché comunque questo ha pagato, cioè l'uomo che decide della donna, che se la mette accanto anche magari in ruoli apparentemente importanti, ma non perché possa dare un contributo come invece accade in altri paesi, ma semplicemente perché fa coreografia, fa figura. Ed è una visione che ancora è largamente condivisa nel nostro paese. Ci siamo? Ed è quello che indubbiamente influenza negativamente anche queste generazioni, perché il messaggio è: allora è quella la strada, non è l'impegno, il sacrificio, l'investire sull'istruzione e quant'altro, non è quella la strada, che è assai più lunga e difficoltosa, no, la strada è un'altra, no? Ed è una strada veramente che non porta da nessuna parte. Beh, se non cominciamo a dare una sterzata seria e solida, indubbiamente sì, insomma, no? Cioè, ripeto, Non possiamo continuare. Il nostro paese da questo punto di vista è veramente arretrato rispetto a molti altri paesi d'Europa con cui ci confrontiamo, e che questa cosa l'hanno vista, l'hanno notata e ce la ributtano in faccia ogni 3x2 fondamentalmente. Quindi un problema c'è, ed è un problema serio, ed è un problema culturale di cui poi sono figlie tutta una serie di manifestazioni assolutamente gravissime, tra cui il femminicidio, tra cui lo stalking. La maggior parte dei casi di stalking che riguardano il nostro paese sono riferiti a vicende che riguardano l'ex partner principalmente, perché molti uomini italiani, ripeto, di ogni stato socioculturale, formativo ed economico, sono convinti nel loro intimo, nonostante abbiano fatto un percorso culturale apparentemente solido, sono convinti che quella donna gli appartenga e di conseguenza non possa permettersi di lasciarlo, benché mai di mettersi con qualcun altro, perché da questa condizione deriva una ferita narcisistica pubblica che alimenta in loro un'angoscia feroce, elemento che li spinge a reiterare i comportamenti persecutori, come nella tossicodipendenza. Perché fanno l'attività persecutoria? Perché attraverso l'attività persecutoria dissipano angoscia. Ma basandosi su questo presupposto, tu non puoi decidere di non amarmi più, perché non esiste dal loro punto di vista, perché spesso sono cresciuti con madri, comunque, che sono rimasti con uomini che non amavano e che le maltrattavano, magari psicologicamente, anche non necessariamente in maniera evidente fisica, nonostante tutto. E dal loro punto di vista questo fa la donna, resta lì, subisce, sine die. Poi il mondo per fortuna è andato avanti, tutte queste croce rossine piano piano stanno cominciando, insomma, a estinguersi, no? Alcune a svegliarsi, e quindi cominciano a presentarsi delle situazioni che non sono più quelle di cui loro sono figli, no? Guarda, io in questi anni mi sono confrontata con tante madri di assassini di questo tipo, e capisci molte cose quando incontri i genitori, soprattutto le madri di questi signori qua, che ancora, nonostante l'abnormità di quello che hanno commesso, difendono a spada tratta i loro figli, spesso passando attraverso insulti alla memoria della vittima, che ancora loro ritengono colpevole perché in fondo lei andava a lavorare, in fondo lei non si occupava bene di mio figlio. E allora era giusto, no, spaccarle la faccia a martellate, accoltellarla, no, depezzarla, non lo so cos'altro fondamentalmente, no? Perché non cucinava il ragù come lo faceva lei, capito? Cioè, è una roba impensabile, il peccato originale in buona sostanza, no? Quindi, d'accordo, ma non è che siano così rare, Guardate che ancora adesso, se qualcuno di voi ha figli, probabilmente si renderà conto che c'è una certa differenza nello stile educativo che si usa nei confronti dei maschi rispetto a quello che si usa nei confronti delle femmine. C'è ancora una bella differenza. C'è una differenza abissale nei giocattoli. C'è un aneddoto che racconto spesso in questo tipo di situazione. Per esempio, c'ero in treno un po' di tempo fa, vicino a me c'era una mamma giovane, non avrà avuto 25 anni, quindi molto giovane, con una bambina sui 3 anni. Questa bambina era totalmente vestita di rosa. Mi direte voi, beh, non c'è nulla di male. Anche lì, aperte e chiuse parentesi.
passeggino rosa, bambolotto vestito rigorosamente di rosa. E questa bimba, ma viaggio Milano-Roma, quindi 3 ore, questa bimba continuava ad andare avanti e indietro, carrozza semivuota, avanti e indietro, con questa mamma che di volta in volta gli portava il biberon per il piccino, poi adesso dobbiamo fermati che dobbiamo cambiarlo. Cioè, a un certo punto io mi guardo, insomma, questa mamma così, questa mi sorride, probabilmente mi ha anche riconosciuto, a un certo punto, insomma, fa per attaccare il discorso, io la fermo e dico, signora, lei sta educando una perfetta vittima di femminicidio. Così. Questa mi guarda e mi dice, ma perché? Perché sua figlia la sta completamente rincoglionendo. Cioè questa ragazzina a 3 anni ha come pensiero far passeggiare la bambolina, cambiare la bambolina, lavare la bambolina, dare da mangiare la bambolina. Oh! Cioè, ma non può essere questo l'unico, cioè, ma in maniera, cioè era la madre che stimolava sta ragazzina a fare sta roba qua. Io dopo mezz'ora già ne avevo, non ve dico, insomma, probabilmente non sono tra le persone più pazienti di questo pianeta, mi può star bene. Però era una roba veramente brutta, perché c'era proprio, c'era, non era un gioco, era proprio una sorta di inoculazione di stereotipi culturali, di matrice patriarcale. Continuo, con questa ragazzina, ok, cioè, scusi, ma cioè, non ci sono proprio altri giochi da fare? Cioè, voglio dire, no? Per quale motivo? Tutta focalizzata sull'accudimento, devi fare questo, devi fargli la pappa, devi vestire, oh! Cioè c'è anche qualcos'altro nella vita, io capisco che nella tua probabilmente c'è solo questo, ma c'è anche qualcos'altro. Tu guardi i giocattoli dei bambini e bambini, no? Ma già piccoli, la bambina, il forno delle meraviglie, la lavatrice dei multicolori, no? la cucina della Barbie, cioè, no? Dall'altra parte le costruzioni, i giochi, le stimolazioni, le macchine, cose, le varie componenti, roba molto più figa, tant'è che io giocavo sempre con roba di questo tipo, all'epoca mia, no? Cioè, da una parte ti stimola a fare delle cose, a costruire in qualche modo, a confrontarti, guarda lì, vedi, tu, cioè, la piccola casalinga disperata, il kit della casalinga disperata in buona sostanza, cioè, già. Ora dico, ma per quale motivo? Poi chi ha detto che rosa è il colore delle donne? Perché? Perché? Cioè, ma voglio dire, e quindi bisogna, cioè, sì, ma non è che c'è un copyright sui colori, c'è una roba veramente tristissima, cioè, questo è un modo subdolo. Sapete, ci sono degli studi sui bambini delle scuole materne che sono straordinari, no? Ovviamente fatti all'estero, che misurano la persistenza e la pervasività degli stereotipi culturali già entro i 3 anni. Quindi figuriamoci quanto è precoce l'instaurarsi di un certo tipo di modello di riferimento. E ci sono delle valutazioni straordinarie dove dicono proprio questo, che già a 3 anni c'è una discriminazione di genere, soprattutto da parte dei maschi nei confronti delle femminucce. Se chiedi alle bambine perché non giocano con i maschietti, ti dicono che i maschietti non vogliono giocare con loro perché loro fanno giochi noiosi e ripetitivi. Se senti i maschietti, ti lo dicono che non giocano con le femmine perché le femmine non sanno giocare se non a queste 4 cose, solo a quelle, e quindi loro le trovano comunque, non riescono a interagire in maniera stimolante. Già a 3 anni. Ma lo credo che giocano a giochi cretini, solo quelli li fanno fare, fateli fare i giochi insieme, facciamoci, le cose si possono fare entrambi nello stesso modo. Io sono motociclista, no? E vabbè, da tantissimi anni, insomma, sto senza rivelarvi qua, tanti, e io mi ricordo che litigai furiosamente, sempre con stile, però furiosamente, no? Con un soggetto, mi ricordo, io ho due Ducati, sono ducatista da sempre, no? Quindi moto anche abbastanza, insomma, ci vuole il manico per guidare modestamente. Mi ricordo che vado al concessionario di questo mio amico, dove spesso, come, sono cliente e quant'altro, così dovevo vedere una cosa, insomma, mi ricordo manco più che cosa. Arriva uno, ero lì con la Diavel, Ducati Diavel, che insomma è una moto di tutto rispetto. Arriva questo, parcheggia una moto, insomma, senza dire altre marche, ma insomma, non all'altezza della mia, sicuramente non all'altezza. E entra, sei di quelli super, super macho man, di quelli proprio dei noatri, no? E entra dentro senza neanche conoscermi, no? Quindi già, cioè, fossi un amico, la battuta ci sta, ci mancherebbe, ma
cavolo sei, no? Questo arriva e fa, oh, così, no? Romano, ovviamente. Questo qua vendono le moto, che ci sta a fare una donna? Non l'avesse mai detto. No, infatti. È ancora in vita, però. È ancora in vita. Io lo guardo tra il, insomma, il sardonico e il disprezzo, in qualche modo, così, insomma, in maniera anche abbastanza sprezzante, così. E il tizio del concessionario se lo guarda un attimo, guarda a me terrorizzato, conoscendomi, no? E fa... Si fa un attimo di silenzio, dopodiché questo fa, oh, bella la moto fuori, quella mia. E questo lo guarda e mi fa, è la sua. Questo qua, bianca, così. E io a questo punto ripeto in maniera molto, molto così, con nonchalance, e tu quale moto hai? E lui mi dice, questo fa, che è una moto quella? Ah, una moto? Non pensavo che fosse un ciclomotore di quelli calcolati proprio come uno scooterone. Ah, non è uno scooterone, così. Questo mi rincorreva per tutto il negozio, oh, come va, come non va? No, non puoi, cioè, ma vuoi provare? Cioè, no, guarda, uno che guida una roba del genere non può salire sulla mia. Sai, è un problema proprio che, secondo me, non sei proprio in grado di guidarla, non puoi guidare una moto di questo tipo. E il concessionario che dice, vabbè, sì, in effetti non è una moto, puoi guidare pure te, quindi, diciamo, ma... Per dirti, cioè, questo entra, neanche mi conosce, e, oh, questo è un negozio di moto che ci sta a fare una donna. Ma non scherzava, capito? Cioè... Nella sua attività mononeuronale, no? Quell'unico neurone era riuscito anche a farlo un ragionamento, ovviamente, no, focalizzato su schemi culturali, beceri e quant'altro, però l'aveva fatto, un giro intero l'aveva fatto da questo punto di vista, l'unico probabilmente, ma l'aveva fatto, ok? E in quell'occasione proprio capì che ulteriormente quanto è subdola e diffusa questa tipologia di ragionamenti, ci siamo, in cui alcune cose non sono per le donne. In un programma televisivo io scrissi, cioè l'ho proprio scritto io a questo, noto conduttore che presentava diversi modelli di moto e a un certo punto se ne è uscito, peraltro su una delle moto che ho io, che quello non era un modello per le donne. Ma cioè, cosa c'è, un modello per le donne, un modello degli uomini? Fatemi capire. Io capisco che alcune tipologie di moto possono presupporre determinate caratteristiche fisiche, ma generali. Cioè la donna di 1,80 m non è che, cioè, può guidare tranquillamente anche un GS, cioè senza nessun, basta che tocca terra. Cioè, sono uomini di 1,60 m che sul GS non ci possono salire perché non toccano terra, nemmeno se glielo mettono con le rotelle ce la fanno, ok? Quindi non è un problema di donne e uomini, è un problema di dimensioni corporee, che è una cosa diversa. Cosa vuol dire che una donna non può guidare quella moto lì? Io gli ho scritto, gli ho mandato una foto di me con quella moto lì in pista, peraltro, ho detto io, guardi, probabilmente si sbaglia, punto. Si sbaglia. Sul punto, sul fatto che questa moto non possa guidare, probabilmente si sbaglia. Foto, cioè, della serie. Ma ha scritto, dice, no, ma io non intendevo, e tu, guarda, io non so quello che intendeva, però hai detto una grande cazzata, ok? Perché non è un problema di donne e uomini. Questo tradisce proprio un approccio di un certo tipo, no? Quello è, ancora adesso ci sono tantissimi genitori, ma io lo vedo anche una mia carissima amica, un annetto fa, ha due figli, la femminuccia è un po' più grande, il maschietto un anno e mezzo di meno, però sono vicini d'età. Stesso scenario, la bimba riceve a scuola delle molestie, insomma dei disturbi da parte di un compagnuccio, che è un po' problematico. Gli tira i capelli, la fa distrarre, gli fa gli scherzi, gli fa le scritte, questa situazione è un po' così. Che se fosse stata mia figlia, vabbè, il problema non si sarebbe posto a lungo, insomma. Comunque, morale, alla bambina dice, io ero presente, no, ma non devi reagire, perché questa bambina gli ha dato un bello scanascione, un bel giorno, no? E questo bimbo ha fatto le tragedie, l'hanno chiamata in classe. E allora lei diceva, no, ma non devi reagire, devi andare dalla maestra, devi dire che lui ti disturba. Vabbè, per carità, scelta educativa, io avrei gestito diversamente la questione, però non necessariamente le mie regole sono sempre quelle migliori, insomma. Sì, io gestivo in maniera, diciamo, diretta la questione. E poi passa un mese, stesso problema al ragazzino. Ripeto, la mamma, che anche lui c'ha qualche dispettino con un compagnuccio della scuola materna, prescrizione materna, e no, se tu li hai giocati tu te li riprendi e se serve, no, anzi, fatti valere, insomma, scusami, ferma un attimo, non più tardi di un mese fa a tua figlia hai detto, stesso scenario identico, gli hai detto di andare dalla maestra a piangere, a chiedere aiuto come se fosse una povera deficiente, a lui gli dici di menargli quest'altro, e no, cioè per quale motivo?
Per quale motivo? Perché le femmine non possono difendersi, perché le femmine devono chiedere aiuto, perché le femmine non possono semplicemente affermare in maniera corretta i propri diritti. Per qual è la differenza? Cioè, voglio dire, sempre lo stesso scenario, a uno prescrizione vai e macella, a quell'altro mi raccomando vai dalla maestra e digli che, cioè, per quale motivo? Perché c'è il grembiulino rosa? Cioè, capite qual è? Ma per farvi un esempio di una persona intelligente, istruita, una mamma attenta, sensibile e quant'altro, quando gli ho fatto notare questa cosa, anche lei si è resa conto che effettivamente non va bene. Però era talmente automatico, perché c'era un'adesione inconsapevole a degli schemi culturali che noi abbiamo qui. Poi c'è chi di noi è più portato in qualche modo a trasgredirli e a fare scelte diverse sulla scorta della consapevolezza di sé, fondamentalmente. Ma la stragrande maggioranza di noi agisce, reagisce, si comporta e determina le scelte educative dei propri figli sulla scorta di questo tipo di informazioni che hanno una storia millenaria. Millenaria. Ci siamo? Ma precostituito alla base proprio della struttura sociale di suddivisione tra sesso forte e sesso debole. Ma siamo proprio sicuri che sia sesso forte? Guardi che ogni tutti questi Rambo travestiti in giro non è che l'ho visti, eh. Cioè io nella mia personalissima esistenza ho visto donne veramente, per dirla insomma la francese, che cioè in grado davvero di affrontare situazioni dolorose, complesse e faticose, e uomini che per un raffreddore erano benissimo, sembravano a malati terminali, ragazzi, cioè voglio dire, quindi cioè sto sesso forte, ma parliamone. Sì, la forza cos'è, una misura di natura fisica? No, e anche saper affrontare delle situazioni. Perché se così è, vi assicuro che, voglio dire, non è che ci vuole molta forza per avere la meglio su un soggetto. Non siamo all'epoca delle caverne in cui bisognava essere forti perché serviva per sopravvivere, quindi in qualche modo riprodursi con maggior successo e trasmettere caratteristiche più solide dal punto di vista adattativo. Non siamo più a quel livello lì. Forte cosa vuol dire? Forte vuol dire, oggi il concetto di forza è un concetto di consapevolezza di sé, di capacità di affrontare le situazioni, di autodeterminazione, di voglia anche di affermarsi, ma dove di c'è una, anche dove di c'è una struttura l'ostacolo, solida, no? La maggior parte delle donne è forte, molti uomini non sono molti così. Uomini sono proprio, no, cioè voglio dire, tutta sta deboli, senza nulla togliere, esclusi presenti, no, vabbè, ovviamente, cioè, forza, cosa vuol dire oggi forza? Il concetto di forza non può essere quello che in qualche ereditiamo da generazione in generazione. Cioè oggi essere forte in un contesto come quello che abbiamo oggi davanti, dove riceviamo stimoli disfunzionali da ogni parte, essere forti vuol dire essere consapevoli di sé. Guardate, io lo vedo nel mio piccolo, no? In questi 10 anni la mia notorietà è cresciuta molto, ok? Alcune persone sono piacevolmente stupite dal fatto che io rimango una persona estremamente alla mano, no? Ma perché a me sta roba non mi è arrivata qua? Mi fa piacere, non ve lo nego, ci mancherebbe altro, essere riconosciuto, fare la foto è una cosa comunque gradevole, è indubbiamente così, non è che mi nascondo dietro un dito, no? Però non è qualcosa che mi ha messo in una condizione, io sono esattamente la stessa persona di quando avevo 3 anni, non è che sono, cioè, 5, te, non è che sono molto cambiata, la testa che ho adesso non è che non ce l'avevo prima, ci siamo. Per cui sempre un approccio molto tranquillo, perché non è che io sono migliore degli altri, oddio, di qualcuno probabilmente sì, ma no, però non è che questa mia fortuna professionale, perché poi anche di questo parliamo, no? Perché poi la vita ti mette davanti a certe opportunità, magari tu sei pronto a coglierle, qualcun altro no, e quindi tu arrivi a un certo percorso, altri no, cioè non è, voglio dire, no, bisogna sempre stare coi piedi per terra, a me questo me l'hanno insegnato da molto piccola, mi hanno insegnato però a non esaltarmi per le situazioni bellissime, a non deprimermi per quelle complesse e dolorose, ci sono state anche quelle naturalmente, no? Cioè, voglio dire, la forza non ti arriva dal fatto di non aver mai avuto problemi, esattamente il contrario. Sì, ma io parlavo il contrario, della concezione radicata in alcune persone che purtroppo la pensano ancora così, quindi sono rimasti un uomo che meno una donna non è un uomo forte. Un uomo che meno una donna è un uomo complessato, è un poveraccio, è un mentecatto che non ha strumenti di altro tipo per avere la meglio su qualcuno e quindi instaura un clima di paura basato sul ricatto e sulla violenza. Quello è un povero sfigato. Oppure, la come forza diceva non ieri, è una manifestazione che può estrinsecarsi attraverso questo. Quella anzi è un segnale di estrema debolezza, di insicurezza, estrema fatica. No? Certo. Come abbiamo quindi detto ieri. Dobbiamo metterci d'accordo su qual è il concetto di forza. Una persona oggi forte deve essere in grado di prendere tutta questa roba di cui abbiamo parlato in questi 2 giorni
e gestirla senza farsi travolgere, come purtroppo accade a uomini e donne, che perdono letteralmente la bussola. Io ho visto altri colleghi miei, di altri ambiti magari, diventare improvvisamente noti per una serie di circostanze che si possono verificare, no? Cominciare ad andare in televisione e perdere completamente la brocca, diventare dipendenti da quel tipo di... guardate, noi siamo una specie molto, molto propensa a sviluppare dipendenze di varia natura. Non è un caso che ne abbiamo uno spettro ampissimo, così come avete anche avuto modo di vedere anche durante questo corso, perché noi abbiamo proprio una struttura neurale predisposta a sviluppare dipendenze. E le dipendenze si sviluppano soprattutto su una base fondamentale, ve lo dirà chiunque studia questo tipo di argomenti anche dal punto di vista neuroscientifico, per in sintesi, si basa sull'esigenza di dissipare angoscia, che è un vissuto che per la nostra specie, per come siamo strutturati, è devastante. La maggior parte delle dipendenze, tutte, poggia sulla necessità di dissipare angoscia, che è questa cosa che ti fa sentire un nodo allo stomaco, che ti dà una sensazione di malessere, come se stessi per morire in certi casi, insomma. Il panico ne è una sua manifestazione parossistica ed è qualcosa che noi temiamo da morire, tant'è che ci rivolgiamo a qualunque forma o comportamento, o sostanza o abitudine che sia in grado di non farci pensare a questo o farci dissipare. Il giocatore patologico, l'avete fatto con la ludopatia, verrà sicuramente detto chi ha affrontato il tema. Lui non ha neanche più interesse a vincere, non è più un problema di vincere, è il gioco stesso che ti porta a dipendere dal gioco, è quell'alea quando schiacci il pulsante, quando scommetti, no? Che ti porta, certo, non è nemmeno, anzi, più perdi e più si instaura la dipendenza. Dovrebbe essere il contrario, no? Se fosse una base di tipo utilitaristico, perdo, smetto, qua perdo, continuo, amplifico. Continuo. No? La stessa cosa per le sostanze, di qualunque tipo, a seconda dell'effetto che hanno, comunque hanno l'indubbio vantaggio di creare un filtro rispetto al vissuto, no? Camuffare il vissuto, trasformare il soggetto passivo temporaneamente in una persona assertiva, apparentemente, no, grintosa, oppure di levarti dal mondo, l'eroina, no? Che ti mette proprio completamente fuori, no? Sei proprio in una realtà completamente diversa. Sei fuori da, e diventa il tuo unico problema, perché il tuo unico problema, il tuo unico pensiero è la prossima dose. Tutto il resto. Ho visto gente tossica, in particolare da eroina, ma non solo, veramente arrivare a fare le cose più turpi, arrivare a fare del male alle persone più importanti della vita, rubare proprio ai figli, ci siamo, il pane da sotto i denti, pur di farsi la prossima dose. Quindi è qualcosa che comunque annulla tutto il resto, quindi semplifica paradossalmente la vita. Perché è così subdolo l'instaurarsi di questo tipo di situazione ed è così difficile liberarsene? Perché a un certo punto la dipendenza diventa l'unico problema, quindi la semplifica paradossalmente la vita, perché sei talmente focalizzato su esaurire in qualche modo quel tipo di carica e quindi reiterare il comportamento da cui dipendi, che tutto il resto piano piano scivola via, rimane sempre più sullo sfondo, una figura sgranata. Questo è purtroppo, ripeto, assolutamente compatibile con come siamo strutturati. Noi tendiamo a dipendere con una facilità estrema, perché è più facile. Perché è una scorciatoia, dipendiamo dalle persone, dipendiamo dal cibo, dipendiamo dal gioco, dipendiamo dalle sostanze, dipendiamo dai mi piace. In base a quanti ne riceviamo il nostro umore cambia. E succede a tutti, non è che è una cosa che... Certo, alcune tipologie di personalità sono più esposte a questo rischio di sviluppo, indubbiamente rispetto ad altre, ma noi tutti i giorni dobbiamo scegliere di essere persone autonome, tutti i giorni della nostra vita. Diversamente è un attimo cadere in questo tipo di trappole. Se poi trovi la persona sbagliata a cui assegni, affidi questa parte così importante della tua vita, lì si aprono scenari veramente drammatici. Ma sempre perché a un certo punto tu scegli di dipendere. Siamo. Io lo vedo con tutte le storie che affronto di queste donne maltrattate per lungo tempo. Una delle domande che faccio loro, sì, ma signora, cioè, a un certo punto lei lo sapeva che tipo di persona era, perché si attiva solo oggi, a distanza di 6, 5, 10, 15 anni, a seconda della situazione? Perché solo oggi? Perché non un anno fa? Perché non 10 anni fa? Perché non dopo il primo schiaffo? Era più facile, no? Questo tipo di circuiti è molto meglio interromperli subito. Sapete perché? Perché subentra.
stesso copione. Il mio amore lo salverà. Il senso di colpa pure. È il suo modo di amarmi. Mi ama talmente tanto che non riesce a massacrarmi di botte solo perché pensa che io abbia fatto qualche cosa. Pensa quanto ti deve amare questo qua. Ma poi qua. Addirittura no? La donna cioè, prova anche un senso di colpa, no? Perché crede che sia lei stessa la causa di quei comportamenti negativi da parte dell'uomo. Non è che lo crede. Si adatta a quello che le viene comunicato, in quindi, parte... perché chiaramente è vulnerabile. Guardate che anche lì tutti hanno un rischio. Allora, partiamo ancora da un presupposto diverso. Non è che siamo sempre tutti dei supereroi, no? Nell'arco della nostra vita. Ci sono periodi in cui siamo un po' più fragili. A parità, uno può essere forte di carattere, no? Ma non necessariamente lo è sempre nello stesso modo. Ci sono momenti della vita che magari perdi una persona significativa, perdi il lavoro, hai tutta una serie di cose che ti vanno male, cominci a mettere in discussione l'immagine che hai di te e magari non sei così in forma smagliante, no? Quindi hai un momento di maggiore o minore fragilità. Ci spostiamo, scegliamo, no? Considerato un continuum tra la normalità, la solidità psicologica e la psicopatologia, a seconda di quello che la vita ci mette davanti, no? Noi ci spostiamo più su un versante o sull'altro. È normale che questo accada, è un'esperienza di tutti noi, non c'è nulla di male in questo, ad ammettere di vivere un momento di maggiore fragilità, di maggiore vulnerabilità. È normale, ci siamo. Anche se sei uno forte, ok? Facilmente se sei forte davvero questa cosa risalterà fuori una volta che si assesteranno un po' di situazioni, no? Però può succedere, se tu incontri la persona di questo tipo, questi vampiri psicologici, e ce ne stanno quanti ne volete, uomini e donne, attenzione, non voglio fare un discorso sessista, nel momento sbagliato, e guardate che questi sono bravissimi a proporsi come la versione, una bella copia del principe o della principessa azzurra o rosa a seconda dei casi, ok? È fatta, perché tempo di avvinghiarti, no, alla loro ragnatela, dopodiché comincia il lato B della vicenda, cioè si cominciano a manifestare le problematiche. Il problema nasce lì. Se una persona è sufficientemente sana, quando comincia a manifestarsi qualcosa che non quadra, il controllo, no, la violenza, l'isolamento rispetto al contesto di riferimento, tutta una serie di cose che possono anche avvenire in maniera subdola, una sana se ne va. Con dolore, con sofferenza, con mille problemi, certamente, ma se ne va. Perché se una persona è sufficientemente sicura di sé e autoconsapevole di sé, questo tipo di condizione non la tollera. Quindi comincia il disagio e tipicamente se ne va. Se resta, è perché delle problematiche ci sono anche in questa persona. Allora non è più un problema di vulnerabilità temporanea, ci sono degli aspetti disfunzionali nel modo di entrare in relazione e probabilmente ci sono anche dei tratti dipendenti di personalità, tratti non disturbo, tratti che si slatentizzano, si amplificano, sollecitati da un certo tipo di contesto e che purtroppo diventano delle grate di questa prigione d'angoscia in cui la vittima a un certo punto si chiude da sola fondamentalmente e non chiede nemmeno aiuto tante volte. Poi passano gli anni, continuano i maltrattamenti, continuano le ingiurie, ti convince a un certo punto, ma perché è normale che ciò accada in questo tipo di percorsi? Ti convince che forse c'ha ragione lui, che tu non capisci niente, che sbagli sempre, che non sei capace di fare niente da sola, che senza di lui non puoi vivere, che è l'altro passo del percorso, no? E a quel punto davvero è complesso tirarti fuori da lì. Ma perché questo tipo di approccio si basa su una componente preesistente, che magari non era evidente perché fino a quel momento la vita di questa persona non l'aveva sollecitata negativamente a tal punto da tirar fuori quel tipo di componente, perché può anche darsi che uno abbia mille problemi, però ha una vita serena, tranquilla e quant'altro, gli va sempre tutto bene, quindi quelle componenti, diciamo, più fragili non si slatentizzano, non si manifestano, può anche darsi, che uno è particolarmente fortunato, c'ha una struttura di personalità nemmeno troppo robusta, però non si scompensa perché più o meno è sempre tutto a posto, no? È difficile che ciò accada però, perché gli andrà sempre bene. Ma tutti noi abbiamo dei tratti un po' più magari, no? Un po' più fragili, bisogna lavorare profondamente su di sé. Io ce l'ho avuto un'esperienza con una persona sbagliata, eppure mi reputo una persona forte, solida, ci siamo, che ho fatto delle scelte fin da giovanissima che hanno testimoniato una bella struttura di personalità.
ho incontrato la persona sbagliata in un momento molto fragile della mia vita, perché ho perso mia nonna con cui sono cresciuta, a cui volevo un bene devastante, e purtroppo in quell'anno in cui ho elaborato questa situazione che mi pesava moltissimo, no? Perché ritenevo fosse davvero un punto di riferimento straordinario della mia vita, quindi quella mancanza l'ho sentita, ma l'ho sentita proprio interiormente in maniera straziante. E purtroppo in quel momento storico c'è stato questo incontro in cui questa persona ha saputo proporsi in maniera comunque interessante, e invece aveva tutte altre caratteristiche che sono emerse una volta che il legame se n'è instaurato. Ci siamo, non di tipo, per carità, non di tipo, diciamo, violento, però di meccanismi di manipolazione psicologica, situazioni di questo tipo che ovviamente... Una volta che ho ripreso, insomma, nuovamente la piena mia disponibilità, no, è ancora in vita, diciamo, sì, è ancora in vita, insomma. Non sembra che sia tanto bene, però è ancora in vita, insomma. E sembra uno che si è mangiato questo qua adesso, perché è proprio esploso. E... Però una volta che poi ti riprendi, perché, ripeto, poi chi sei, no, salta fuori, riprendi lucidità, capisci che certi giochetti non fanno per te, saluti tutti, no? Poi c'è chi non la prende serenamente, ma in questo caso, voglio dire, la forza di riprendermi la mia vita, cioè, ce l'ho avuta anche in maniera molto, diciamo, molto forte, insomma, no? senza se, senza ma, senza tentennamenti, perché è ricicciata fuori la struttura originaria, insomma, passato il momento d'impasse per elaborare comunque una situazione di profondo dolore, che a me sinceramente mi ha anche sorpreso, non, per quanto fossi legata a questa persona. Il dolore è stato davvero straziante, e passato però quel momento, elaborata la situazione, sono calati tutti i veli e ho visto la persona per quello che era, una persona problematica, profondamente problematica, che si nutriva della mia energia fondamentalmente, ci viveva anche in maniera parassitaria sopra, insomma, no? Fai le tue scelte e te ne vai, fai la tua vita, ne paghi le conseguenze, perché chiaramente... Non è mai facile, insomma, no? Uscire da una relazione, anche perché se uno entra, almeno io sono il tipo di persona che se entra in una relazione perché ci credo, non perché sto giocando fondamentalmente. Quindi rimetti un po' i puntini nella giusta direzione e riprendi la tua strada. Succede a tutti, non c'è nulla di male in questo. L'elemento di patologia subentra quando da questo tipo di storie non riesce a uscire, o da quando da questo tipo di storie l'altra parte non ti lascia uscire. Perché la patologia è in questo, cioè... Ripeto, sarà capitato a tutti di imbaghirsi di qualcuno che non contraccambiava le nostre attenzioni, no? Voglio dire, non è che l'abbiamo asfissiato di contatti, lettere, mail, minacce, quant'altro, no? Abbiamo preso questa cosa per quella che era, un'esperienza magari anche dolorosa, e siamo ripartiti per il nostro viaggio, no? Voglio dire, non c'è nulla di male, la sofferenza, le esperienze fanno parte della vita di tutti, nessuno ha una vita perfetta, meravigliosa, dorata. Noi abbiamo i nostri momenti, sì, e i momenti no, no? Quindi è inutile stare a montarsi troppo la testa, perché alla fine, ripeto, mangiamo 3 volte tutti quanti al giorno, andiamo a dormire, abbiamo le occhiaie, ci mettiamo le creme antirughe, facciamo anche di peggio, insomma. Quindi voglio dire, non è inutile mitizzare nessuno. Quindi piedi per terra e camminare. Vedo che molto spesso questo non è che sia proprio la regola, ci siamo? E soprattutto... Questo mondo virtuale, questa tastiera, questo schermo, ha un potere infinito nell'alterare dei processi percettivi verso cui evidentemente, come prima ancora che come singoli, proprio come specie, non siamo ancora abituati, perché non abbiamo un riscontro percettivo diretto, e quindi anche la percezione del rischio e la percezione della gravità delle nostre azioni ne risente, inevitabilmente. L'elemento che si sta unendo in quest'uccia, che si sta aggiungendo al già nutrito calderone di situazioni patologiche o comunque rischiose, no? Che si stanno verificando, unisce adesso un ulteriore passaggio, ahimè assai rischioso, nel cercare di parcellizzare le esperienze. Quindi c'è la casellina per il sesso, c'è la casellina per la parte dei vissuti emotivi, c'è la casellina per le relazioni amicali, tutti a compartimenti stagni in buona sostanza, no? In situazioni che non dovrebbero essere vissute in questo modo. Il problema è che questi ragazzi sono da soli ad affrontare tutto questo, perché i genitori di questa generazione non hanno proprio gli strumenti per
tutelare i loro figli in questo tipo di situazioni. Per lo più i ragazzi sembrano chiedere aiuto a dato compiuto, quando l'invio di foto o di video privati è già avvenuto e si trovano a dover affrontare le conseguenze come i ricatti o il doversi confrontare con foto o video già in rete, che è una roba che li deflagra interiormente, perché anche loro ormai esistono in primis per quello che sono online, per quello che si dice di loro online, per quello che si mostra di loro online. Quindi se questa dimensione viene contaminata, investe in maniera veramente drammatica anche tutto il resto dell'organizzazione della loro personalità, in un momento di sviluppo e di evoluzione molto delicato, in cui ci sono problematiche sia fisiologiche che psicologiche tutte in divenire. Una volta su internet, infatti, il materiale può essere scaricato e condiviso da un numero illimitato di utenti e scarsamente controllabili. Dal sexting al cyberbullismo il passo, come vi dicevo, è molto molto breve, anche perché questo tipo di contenuti di chiara matrice sessuale è particolarmente succulento per poter essere utilizzato in tal senso, cioè per svalutare, svilire e, no, offendere, perché obiettivamente si basa su un dato oggettivo. Tu la foto nuda me l'hai mandata, quindi sei A, B, C, D, e anche i tuoi genitori sono A, B, C, D, e via le generazioni precedenti, insomma, no? Tutta la lista. Quindi possono degenerare in episodi molto gravi di depressione, ansia, frustrazione cronica, problemi a scuola o con i propri familiari e, in ultimo, in maniera assai preoccupante, anche in casi di suicidio. Considerate che i suicidi in età adolescenziale sono un numero impressionante ogni anno. Si calcola, leggevo l'altro giorno la statistica che monitora questo tipo di dati, che in Italia muoiono per suicidio tra le 3.500 e le 4.000 persone l'anno stabilmente negli ultimi 15 anni. Esatto, esattamente. Per cui e molti di questi suicidi, a quanto sembra il 32%, riguardano ragazzi sotto i 16 anni. Quindi parliamo di numeri veramente impressionanti, se questa statistica chiaramente è affidabile. Mi auguro per certi versi di no. Una storia che è diventata tristemente nota, quella di Amanda T, la 15enne canadese che si è tolta la vita dopo la diffusione in rete di un video in cui appariva seminuda ad opera di uno sconosciuto a cui lei l'aveva inviato per farsi riprendere, a farsi riprendere 3 anni prima. Non si capisce bene se ci fosse anche lì un ritorno di tipo economico, e in questo caso è esploso a livello internazionale anche il rischio legato a questo tipo di comportamenti. Lo scenario tipico di rischio è il seguente: due ragazzi in chat o una persona, insomma una ragazza, un ragazzo, un uomo, una ragazza, accendono la webcam, il ragazzo chiede a lei di spogliarsi davanti al PC, lui registra, la situazione inizialmente sembra essere divertente, poi lui inizia a minacciarla e chiede 500, 1000 euro, altrimenti carica il video su Facebook o su YouTube, la ragazza spaventata chiude il contatto e il computer senza rispondere, il giorno dopo trova il video effettivamente online. Questo è uno scenario tipico di questo tipo di vicende. Telefono Azzurro nel 2002 indaga specificamente questo tipo di situazione e dallo studio emergono i seguenti dati. Un adolescente su 5 ha trovato online proprie foto imbarazzanti e uno su 10 video in cui era presente e che lo imbarazzavano, che non aveva postato direttamente lui ma aveva postato altre persone che detenevano queste informazioni. L'utilità, chiaramente è emersa l'utilità di una campagna informativa per rendere i ragazzi consapevoli dei rischi di questo tipo di comportamento, sia del sexting, e per chiarire anche loro gli aspetti legali, perché in alcuni casi, vi dicevo, si incorre proprio in veri e propri reati. Questa è una delle foto, no, che viene postata, diciamo una tra le più sobrie. Per cosa si intende di sexting in questo senso? È sempre più di moda ed è allarme tra i giovani. Intanto l'ennesimo suicidio causato dal cyberbullismo, no? La notizia arriva da Cittadella, il piccolo centro vicino a Padova, suicidio provocato da cyberbullismo, la ragazza aveva 15 anni e si è buttata all'altezza di 15 piani, anche lì perché accusata, insultata, minacciata per il tramite, in questo caso di Ask, di questo, esattamente. Infatti, una vicenda veramente molto, molto grave. I minori non sono solo vittime ma anche carnefici, e di questi giorni la notizia della scoperta di un sito internet a cura di un'indagine della Polizia Postale di Catania, in cui compariva una raccolta di foto hard di minorenni. Dopo l'indagine hanno scoperto che si trattava a creare questa sorta di archivio, era stato un ragazzo di soli 14 anni che raccoglieva le immagini 8 delle sue compagne di scuola che gli mandavano. Quindi lui raccoglieva e metteva su questo sito queste immagini bollenti, esplicite, di ragazzine della sua età, quindi parliamo di ragazzine di 14 anni, che volontariamente offrivano a lui queste informazioni, cioè mandavano queste foto. Ok? Quindi
Ovviamente la dimestichezza estrema che loro hanno con questo tipo di strumento fa sì che riescano anche a sfruttarlo in diversi modi, insomma, no? Il MOIGE, che è questo movimento che raccoglie insomma, i genitori di tutta Italia, ha fatto anch'esso uno studio focalizzato proprio su questo argomento e ha individuato come 6 ragazzi su 10 di fatto pratichino il sexting online e naturalmente come questo tipo di comportamento sia correlato al cyberbullismo. 6 ragazzi su 10 scambiano foto e video sessualmente espliciti in rete anche grazie agli smartphone. L'indagine è stata fatta su iniziativa del MOIGE e condotta dall'università la LUMSA, su qua non c'è scritto ma è la LUMSA di Roma. L'indagine mette in evidenza dati preoccupanti, in particolare relativamente all'uso di internet da parte dei ragazzi. Le immagini e i video di sexting vengono inviati per il 38,6% ad amici, ma per il 22,7% a sconosciuti. Le connessioni con il cyberbullismo di questo fenomeno è già in atto. 6 adolescenti su 10 dichiarano di aver preso in giro qualche compagno attraverso foto e video. Questo è cyberbullismo, principalmente. Contenuti, foto e video. I ragazzi italiani passano molto tempo su internet, in particolare senza alcun tipo di monitoraggio. 9 minori su 10 navigano tutti i giorni in rete, di questi solo il 18% ci sta più di 3 ore ogni giorno. Nella stragrande maggioranza dei casi, da soli, l'8% di questi bambini che hanno meno di 10 anni trascorrono sul web più di 5 ore al giorno. Sono dati, ragazzi, oggettivi. Questa è la fotografia oggi. Che cosa ci devono fare questi ragazzini per 3-5 ore al giorno su internet? A studiare? Dai, non raccontiamoci favole. Ok? Da soli nella rete, proprio nella rete, non sulla rete. I minori trascorrono tutto questo tempo sul web senza per lo più nessuna sorveglianza. Da 6 a 10 anni sono soli davanti allo schermo per il 31,2% dei casi, per il 72,5% dei casi, dagli 11 ai 13 anni, che sono età estremamente a rischio. Perché gli strumenti per comprendere la portata di ciò che vedono e della minaccia che può in qualche modo nascondersi dietro certe condotte, certi comportamenti, certi contenuti, non ce li hanno ancora sviluppati. Dai 14 ai 20 anni i ragazzi sono quasi completamente senza sorveglianza, ma non è che prima sia andata molto meglio. Solo un ragazzo su 10 usa internet per fare ricerche e studiare, quindi abbiamo già svelato il mistero. Per il resto si usa per chattare, ascoltare musica, guardare film di varia natura, fare amicizie virtuali con persone non conosciute, che sono più di quelle reali nell'8% dei casi. Il social network più usato dai nostri ragazzi, non a caso, è proprio Facebook. Questa è la panoramica, diciamo, che vi offro relativamente appunto al sexting, cyberbullismo e alle problematiche che si innestano. I casi che mostrano le conseguenze reali di questo tipo di comportamenti sono ormai abbondantissimi a livello di cronaca. Basta fare un giro su Google, mettere cyberbullismo, sexting, suicidio, salta fuori veramente l'inferno di cristallo. Io vi ho citato alcuni casi perché sono tra i più noti, ma avrei potuto citarne moltissimi altri che riguardano tutto il mondo, compresa l'Italia. Ciò significa che è importantissimo promuovere la sensibilizzazione nelle scuole. Io non credo che la famiglia sia in grado di rispondere efficacemente a questo tipo di esigenze. Occorre muoversi nelle scuole e creare una materia ad hoc per affrontare questo tipo di problema. C'era la vecchia educazione civica, bisogna che comprenda anche un modulo legato al comportamento online, perché la nostra vita ormai si estrinseca in maniera sempre più importante, sempre più esposta proprio in questo tipo di contesto, quindi non possiamo non creare un codice di comportamento etico ma a propria tutela anche in quanto cittadini di una realtà che è diciamo virtuale ma in cui di fatto la nostra vita ormai è in maniera prioritariamente rivolta e proiettata. Ci siamo, questo è un po' quello che vorrei passasse da questo tipo di messaggio, da questi 2 giorni insieme. Mi auguro che sia stato stimolante questo percorso, se avete domande naturalmente sono qui. Come le suggerivo durante la pausa, molto probabilmente la materia, diciamo, didattica è funzionale alla conoscenza, a informare, però dal momento che si sta trattando, diciamo, di ragazzi molto fragili che non conoscono bene, come anche lei diceva, il proprio corpo, sanno anche identificare poco le proprie emozioni, quindi le sanno viverle intensamente,
Quindi molto probabilmente, diciamo, il libro didattico, la materia, l'insegnamento è funzionale solo alla prima parte di un approccio un po' più preventivo. Ci vorrebbe preventivo. Qualcuno in grado di insegnargli. Ci vorrebbero anche delle figure diverse, insomma. Ecco, delle figure diverse da quella che è l'insegnante, magari. Io adesso bisogna sto cercando di tirare acqua al mio mulino. Bisogna aprire le porte però. Delle scuole agli psicologi dell'età evolutiva. Ecco, anche abbastanza formati sul tema, esatto. Questo me lo sento di dire, però nello stesso tempo... Il lavoro di rete sì, si fa anche a scuola, non solo fuori. Non farlo, guardate, io sto lavorando su diversi progetti di sportelli di questo tipo, con psicologi dell'età evolutiva collocati nelle scuole, perché la problematica di questo genere è ormai diffusissima. Tutte le volte che faccio formazione e sensibilizzazione rivolte ai ragazzi, sia delle scuole medie che delle scuole superiori, saltano fuori almeno 20-30 segnalazioni di chiari casi gravi, ok? Di abuso... sia subito che agito attraverso questo tipo di strumento, di ragazzini che non sanno letteralmente da che parte rivolgersi, a chi chiedere aiuto, perché non si fidano dei genitori da una parte, perché li ritengono non in grado di comprendere la situazione, hanno bisogno di aiuto perché sono spaventati, ma non sanno a chi rivolgersi. La scuola in questo potrebbe veramente perdere una grande occasione se non sopperisce a, diciamo, a questo tipo di richiesta, che è fondamentale ed è ovvio che lì dovrebbe incardinarsi, perché probabilmente un bambino, un ragazzino, non ce la fa a parlare col genitore. Con una figura di riferimento che sappia fare questo lavoro, che sappia mettersi in profonda connessione e comunicazione con i ragazzi, salterebbe fuori questo mondo e quell'altro. Il vero valore aggiunto, la vera svolta si avrà quando effettivamente cominceremo seriamente a pensare, a capire che se non affrontiamo questo tipo di problema, le ripercussioni nelle generazioni che già sono in essere e quelle che verranno saranno veramente drammatiche, perché da questo tipo di comportamenti discendono comunque tutta una serie di problematiche psicologiche, relazionali, che non faranno altro che minare ulteriormente la qualità degli adulti del domani, e questo chiaramente non ci porterà molto lontano, insomma. Quindi qua si tratta veramente di vedere la portata del rischio che stiamo correndo e cominciare seriamente a metterci un freno. Non può essere l'insegnante, deve essere una figura ad hoc, creata, formata e inserita in tutte le scuole italiane, dalla scuola primaria in avanti. Diversamente non c'è nessuna speranza. Sì, ma no. Esatto, esatto. Mentre adesso abbiamo una scuola che insomma non è esattamente quella che ci augureremmo, perché comunque non riesce a creare capacità critica e a strutturare la personalità di questi ragazzi, anzi li indebolisce cercando, cioè non dando gli strumenti veramente importanti per orientarsi nel mondo, quello reale, ma quello virtuale, in cui ormai passiamo, ripeto, avete visto la media, tantissime ore della nostra vita. Non del nostro tempo, della nostra vita. Quindi speriamo che in qualche modo, a furia di battere insomma su questo aspetto, molte scuole si sono aperte in tal senso. Io ad esempio a novembre andrò a Messina una settimana di full immersion, faremo un monitoraggio a tappeto di tutta la scuola relativamente a queste problematiche e formeremo insegnanti e genitori ad affrontare questo tipo di aspetto. È una scuola che ha investito e vuole in qualche modo essere la prima scuola italiana certificata per questa tipologia di attività. Lì ci sono 5.000 ragazzi, eh. Sì, e non penso che sia, e non penso nemmeno sia un problema di costi, perché questo tipo di, diciamo, di progetti non avrebbe costi così importanti. È chiaro che anche il problema costi... Non lo metto sui costi, la metto un po' sulla volontà io, il più delle volte. Assolutamente. Era solo un parere, diciamo, certo. Così, visto l'ho chiesto anche all'altro relatore, a Marco Cervellini, anche in base, diciamo così, alle esperienze che ci sono state in America, visto che Facebook è arrivato prima, diciamo, sì. In certo. America, cioè almeno al sud, no? Facendo, diciamo così, una breve, cioè fino a poco tempo fa, per esempio, si usciva in piazza, si viveva il quartiere, si viveva il vicinato, poi vabbè, è arrivata la TV, quindi diciamo così, la socialità si è spostata un po' più a casa. Adesso, diciamo così, con Facebook, con tutti gli altri, no? Con tutte le altre tecnologie, diciamo così, la socialità si è spostata, diciamo così, a livello virtuale, a livello tecnologico. Anche rispetto a quello che è successo in America, cioè secondo voi, secondo gli esperti, eccetera, cioè la socialità verrà sostituita, diciamo così, con quella virtuale, o secondo voi Facebook e compagnia bella sono una moda che poi si ridimensionerà? No.
E poi numero due, cioè il trend in crescita e al progressivo isolamento, la parcellizzazione, peggiorerà la situazione, si sposterà sempre più sul virtuale. E secondo voi, diciamo così, il fatto no, di minori online, tutta questa disponibilità, cioè è funzionale, no? Nel senso che magari 30-40 anni fa, per esempio, movimenti studenteschi sono stati, diciamo così, in parte anche ha contribuito alla distruzione, diciamo così, sostanze stupefacenti, eccetera. Cioè il fatto che adesso si dia la disponibilità, no, di internet, eccetera, sia funzionale al fatto, diciamo così, di tirare fuori i giovani dalla politica, dalle sedi di partito, cioè fa comodo, diciamo così, penso che si sia già risposto, insomma. Confondere, distrarre, non è che l'hanno scoperto oggi come strumento di controllo sociale. Da com'era? Panem circense, quello detto latino, no? Non è che ci siamo spostati morto. Se Giulio Cesaro, che per lui avesse avuto Facebook, sicuramente l'avrebbe utilizzato. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. È uno strumento di controllo sociale potentissimo, che però non viene intuito sotto questo profilo. Più tempo passi dietro le stronzate che trovi lì, scusate la franchezza, e meno diventi attivo cittadino, artefice del tuo destino, e sei più controllabile perché sei più fragile, sei più sicuro, sei più solo. E questo indubbiamente credo sia parte del disegno complessivo, perché in un disegno complessivo io credo ci sia, sotto questo profilo. Non perché voglia avere una visione catastrofica o abbia una spiccata propensione al complottismo, però gli effetti si cominciano a vedere di questo tipo di aspetto. Siamo questa generazione, che è quella in qualche modo ormai da 10 anni completamente avvolta da questo tipo di situazioni qui, è una generazione tra le più fragili in assoluto del nostro paese, insomma. La società, ci sono tutta una serie di centri di potere che stanno operando in modo tale da proprio scotomizzare, cioè da dividere, disgregare, separare, perché comunque l'unione fa la forza, e se ne sono accorti anche loro, insomma. Quindi meglio evitare che questa unione si formi, insomma. Meglio distrarre la gente dietro le puttanate di quel tipo lì. Forse domande abbiamo terminato qui. Sì. Noi dire solo grazie sarebbe riduttivo, abbiamo passato 2 giorni, insomma, una panoramica per quanto dolorosa per alcuni tratti, e ha lasciato, personalmente ero in continuo contatto in chat per divulgare, e quindi mi arrivavano messaggi, io dicevo, caspita, ma non sapevo dove, poi dice, controllerò il cellulare di mia figlia per vedere se... Quanta gente mi odierà da questo giorno. Perché effettivamente anche per me personalmente alcuni di questi motori erano, alcune di queste app per meglio dire erano sconosciute, quindi in un certo senso credo che l'obiettivo del corso sia stato centrato in pieno, e quindi questo modulo non poteva che completare e chiudere il cerchio di quello che è stato Alter Ego del Web, un taglio trasversale di come internet appunto è pieno di insidie. Sicuramente non siamo, come dire, da oggi non saremo, ecco, i paladini di quelli che affronteranno tutto, ma forse qualcosina in più abbiamo imparato. Adesso sta a noi approfondire in un certo senso e quantomeno sensibilizzare. Con alcuni già parlavamo di un discorso appunto nelle scuole, cioè di fare non solo formazione ma informazione più che altro. Le scuole sono terreno super fertile, sono secondo me l'interlocutore giusto per questa tipologia di attività. Assolutamente. Bisogna farglielo capire. Assolutamente. Non lo sanno. Quindi bisogna lavorare su questa, sì, in questa direttiva. Un grazie davvero da parte di tutto il gruppo di soccorso legale, di tutti coloro che sono stati presenti nonostante il caldo di questi Beh, incontri, però tutto sommato. Sì, tranquillo. Tranquillo, insomma, abbiamo superato il test. E speriamo di poter in futuro, insomma, trovare altri spunti di collaborazione, certo, e di progetti, perché siamo sulla stessa linea per quel che riguarda l'informazione e la formazione di queste tematiche molto importanti. Un ulteriore ringraziamento sempre alla Regione Puglia, all'ARTI che ci ha permesso di organizzare questo corso di formazione, al Comune di Lecce per il suo patrocinio, ai diversi ordini professionali che ci hanno supportato, degli avvocati di Lecce, gli psicologi della Regione Puglia
e l'Unione Giovani Commercialisti di Lecce. Un ringraziamento va anche ai media partner Salento Web TV, Corriere Salentino e Puglia Press, i partner tecnologici che ci hanno supportato, alle Generali di Lecce, Opsidea, una nuova piattaforma di crowdfunding, a Women per la connessione e a Mappiamo. Un ringraziamento particolare in quanto sarà ed è, quindi a breve uscirà su internet. Tutto soccorso legale si basa sul discorso Mappiamo della geolocalizzazione. Questo è stato solo l'inizio, vi terremo informati da qui a breve su come si evolverà il tutto, perché appunto vogliamo creare questa, che non sia soltanto, come dire, un incontro spot, ecco, che finisca qui, ci siamo conosciuti, abbiamo passato un mese insieme di formazione, ma che sia la base appunto per collaborazioni future, professionali e anche umane soprattutto, perché quello che ci è rimasto a noi personalmente, anche di tutti i relatori, è stato poi un rapporto umano, quello che diceva, oltre alla dottoressa Bruzzone, dietro c'è comunque una donna, e per cui... Simpaticissima, poi bisogna assolutamente, dire. Assolutamente, una donna motociclista, quindi, ma insomma... Grazie ancora e grazie a tutti voi, alla prossima.